Benvenuti a Medicina Amica, argomento nuovissimo oggi, finalmente entriamo nel campo delle neuroscienze e direi che è un buon inizio del nuovo ciclo. Allora la domanda sta tutta nel titolo, come funziona il cervello, la genesi delle sofferenze emotive, perché di questo parleremo, di questa teoria dell'autosabotaggio a cui è arrivato il nostro ospite dopo tanti tanti anni di studio. Diamo quindi il benvenuto al dottor Tancredi Militano. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Sono molto onorata di averla con noi e, soprattutto, molto eccitata l'idea di scoprire. Qualche cosa di più del nostro cervello, infatti ho visto un'immagine di lei con un cervello in mano, sì. un, ovviamente un modellino. un modellino. E quindi non ci sono più segreti. Allora, eh, al nostro pubblico voglio specificare che il dottor Militano, per noi Tancredi, perché il nome ci è piaciuto tanto che nei giorni precedenti all'incontro lo abbiamo sempre chiamato Tancredi, però il dottor Militano è un biologo esperto in neuroscienze ed etologia o Umana. Vi chiederete che significa esperto in etologia umana, ce lo dice lui. Grazie anche per, perché in realtà Tancredi mi piace molto come nome, ah, il nome. È bellissimo. E quindi sono contento, ma anche perché Nomen Omen, come dicevano i latini, Tancredi in realtà significa consigliere geniale, quindi non mi dispiace portare Bene. questo nome, visto che poi... <ride> per noi è il dottor Tancredi. Esatto. Benissimo. Allora, allora. Ehm, L'etologia umana cosa sta a significare? Etologia umana? L'etologia è lo studio del comportamento dell'animale uomo, cioè la parte, noi abbiamo una parte animale e questa parte animale noi dobbiamo tenerne conto. L'etologia umana studia il, come funziona la nostra parte animale. Le neuroscienze studiano invece i circuiti neuronali, perché ovviamente poi il comportamento si sviluppa a parte eh, ovviamente dai, dal, dal cervello e dai circuiti neuronali, dalle memorie che abbiamo dentro e che vengono poi, come vedremo oggi, in parte modificate, tanto che soffriremo o soffriamo nella vita a causa di questo cambiamento che avviene nei primi cinque anni di vita che genera un vero e proprio autosabotaggio. Ah, quindi i primi cinque anni di vita sono determinanti anche per diciamo, la nostra tranquillità emotiva del futuro. Ma eh, viviamo tutto questo, tutta questa sofferenza a livello inconscio? La sofferenza la proviamo noi. Cioè, la sofferenza. Oggi chiediamoci perché soffriamo, chiediamoci anche che cos'è la sofferenza, cosa vuol dire soffrire, cosa vuol dire la parola sofferenza. La sofferenza è una parola interessantissima, viene dal latino, l'etimologia è dal latino subfero. fero. Fero fers tuli latum ferre vuol dire porto. Subfero è sopporto. Quindi la sofferenza in realtà è una sopportazione, una difficoltà di sopportazione. Quando noi proviamo una difficoltà di sopportazione soffriamo. E allora dobbiamo capire che cosa sopportiamo tanto che soffriamo. Quindi oggi vedremo quali sono quei prodotti del nostro cervello, perché il cervello produce qualcosa, quali sono quei prodotti che sopportiamo con difficoltà, tanto che poi soffriamo e dal punto di vista neurologico esiste un'area della sofferenza. Ecco è... Lei sostiene che grazie anche proprio a, diciamo, al, ai grandi mezzi che abbiamo a disposizione oggi, immagino eh, tutti gli esami che si possono fare, dall'attacca alla risonanza magnetica, così si scopre... Qualche cosa delle cellule del cervello, no? e dice che tutte queste scoperte hanno eh, comportato anche un cambio di paradigma, no? quello che una volta veniva trattato a livello solo di psicoterapia, così, oggi invece ha un fondamento anche diciamo, di, di biochimica. Ecco. Sì, sì, anche lo stesso Freud aveva avuto delle intuizioni straordinarie per il tempo, perché non aveva a disposizione gli studi di risonanza magnetica funzionale o gli studi grazie ai quali. Eh, si potevano eh, osservare le aree del cervello proprio mentre il soggetto poi provava l'emozione o viveva un certo mh, sentimento, uno stato d'animo. Oggi si può eh, osservare quale area del cervello si accende, si attiva. Eh, Freud era riuscito a capire tantissimo se lui avesse avuto a disposizione questi studi, I chissà che mezzi diagnostici attuali Avrebbe confermato appunto le sue, le sue intuizioni. Allora andiamo così: proprio dall'inizio ci conduca lei in questo viaggio molto affascinante nel nostro cervello, in quelle aree che eh, sono responsabili appunto di questo che lei ha definito in maniera molto efficace autosabotaggio, perché poi, bene o male. Tutti nella vita eh, sperimentiamo, magari a livello ciclico, queste sofferenze emotive che vanno dalla rabbia alla, alla tristezza, agli attacchi di panico. Non so, ci aiuti sì, sì, lei sì, a delineare. Sì, sì. Lo, lo sconforto, il, di, sì, certo. il sentirsi inadeguati, magari, ecco. o non avere autostima, insomma, tutto ciò che non ci fa essere sereni o che non ci fa vivere serenamente. Eh, possiamo fare una prima distinzione? tra le sofferenze emotive generate dalle emozioni e le sofferenze emotive generate da quelle che noi chiamiamo sensazioni, che in realtà oggi vedremo non sono vere e proprie sensazioni, perché le sensazioni teoricamente sono le informazioni provenienti dai sensi, mentre quelle che lei ha citato giustamente sono per esempio la sensazione di non valere abbastanza, la sensazione di... Eh, non essere capito, la sensazione di insoddisfazione, tutto questo sentire interi interiore che noi chiamiamo sensazioni, ecco, tutte queste sensazioni, tutte queste emozioni, se sono difficili da sopportare, possono generarci sofferenza. Ci sono altri due elementi che il cervello produce che ci possono generare sofferenza. Questi due elementi sono i pensieri e i comportamenti. Quindi sono le emozioni, la paura, l'ansia, altrimenti detta agitazione, le, eh, la rabbia. Queste sono le emozioni. Eh, le sensazioni possono essere eh, la sensazione di eh, essere rifiutati, la sensazione eh, o, di, no, di non essere capiti dal partner. Quante volte soffriamo perché non ci sentiamo capiti, non ci sentiamo compresi. In realtà si tratta, lo diciamo subito, di una interpretazione di una situazione. Quella che noi chiamiamo sensazione è una reinterpretazione del cervello di una situazione che si viene a creare. Quindi per comodità la continueremo a chiamarla sensazione oggi perché così ci capiamo sì. facilmente. Tuttavia ricordiamoci che è, sarebbe più opportuno chiamarla interpretazione della situazione. Cioè quando io sento. Quindi il cervello in maniera autonoma produce ecco. queste. Ecco, il cervello in maniera assolutamente completamente autonoma produce questi quattro prodotti, sembrerà strano, non siamo abituati a pensarlo, ma anche i comportamenti e i pensieri vengono generati dal cervello in modo autonomo. Se vogliamo imparare a non soffrire dobbiamo capire come il cervello genera questi prodotti, quanto e come possiamo intervenire o nel momento in cui lui sta per generarli o meglio ancora prima, quindi è possibile oggi conoscendo gli strumenti che il cervello utilizza per produrre questi elementi, è possibile intervenire in modo che ci sia una minore quantità di elementi destabilizzanti. Quindi già questa sera lei ci farà capire come procedere, senza andare in analisi quindi e senza nemmeno prendere prodotti chimici, no? perché oggi si bypassa eh, l'ostacolo prendendo gli psicofarmaci, no? cioè, Sappiamo dai numeri, dalle statistiche che appunto la maggior parte dell'umanità oggi sì. fa così. Sì. Allora, Tiene non... sotto controllo le emozioni con la chimica. Con la chimica. Non dobbiamo demonizzare né la chimica, neanche ovviamente le, cioè, le, le psicoterapie e sono importanti e vanno utilizzate. Eh, possiamo avvalerci di una psicoterapia, tuttavia se impariamo come funziona il cervello possiamo fare anche qualcosa in più, quindi possiamo lasciare che il cervello produca autonomamente pensieri intrusivi che ci destabilizzano, che ci induca a compiere scelte o ci porti ad avere dei comportamenti controproducenti che non riusciamo a a frenare quindi comportamenti che prendono il sopravvento. Magari anche di aggressività, di rabbia. Di rabbia oppure anche quelli che prevedono il, eh, quelli legati all'alimentazione, disturbi, disturbi del comportamento alimentare, le dipendenze. Sono tutti comportamenti che il cervello ci, ci costringe a portare avanti e, e noi li subiamo in qualche modo. Oppure eh, le sensazioni e le emozioni di cui abbiamo parlato prima. Prima ho visto che c'era una, una slide che era quella, magari, da cui possiamo partire. Sì. Qui ho indicato soltanto sensazioni ed emozioni e poi, eh, dalle sensazioni e delle emozioni, si può arrivare alla sofferenza. Oggi ora vediamo come si fa, come mai si arriva alla sofferenza, a partire da un prodotto del cervello. Le sensazioni e le emozioni non le produciamo noi. Vi, ehm, intervenire su una sensazione, su un'emozione, su un pensiero intrusivo o su un comportamento dopo che il cervello l'ha genera generato, è efficace fino a un certo punto. Cioè più difficile. È più difficile, mentre se, conoscendo questa, come funziona il cervello, noi possiamo fare in modo che questi prodotti del cervello non vengano generati. Benissimo, ci faccia qualche esempio però, perché se no certo. diventa tutto molto difficile. Certo. Ecco, qual è ad esempio l'area, vedo che lì è stata segnalata, l'area del cervello dove originano queste, tutte queste sensazioni, questi sì. so, pensieri autonomi, che ne so, e comunque i di sofferenza. Esatto, i pensieri autonomi, che sono i pensieri intrusivi, per esempio, non sappiamo di avere due aree del pensiero. Noi abbiamo due aree del pensiero, una genera pensieri intrusivi, l'altra genera pensieri strategici che ci servono. Quella dei pensieri strategici siamo noi, ovviamente. I pensieri intrusivi invece ce li dà il cervello. Ma perché ci dà pensieri intrusivi? Ci aiuta con i pensieri intrusivi, con tutte queste emozioni che proviamo. Lì ho indicato anche i parametri dell'emozione, dell la frequenza, l'intensità e la durata. Con tutte queste emozioni così... Fre frequenti, anche così intense che durano un giorno, due giorni, andiamo a dormire e ancora pensiamo ancora a quello che è successo e continuiamo a soffrire. Ma è davvero necessario che il cervello produca tutto questo? E se ci fosse di mezzo un errore o addirittura un autosabotaggio, come vedremo oggi? E allora, in realtà ci sono entrambi. Ci sono degli errori perché non conoscendo gli strumenti a disposizione per non soffrire facciamo degli errori inconsapevolmente. E in più c'è anche una volontà di un'area del cervello che desidera che questi elementi ci destabilizzino. Ma chiediamoci perché. Com'è possibile che il nostro cervello, che si è evoluto in milioni, dopo milioni di anni, oggi siamo così evoluti eppure il nostro cervello oggi ci destabilizza? Ma che motivo ha? Oggi vedremo questo e poi ovviamente alla fine capiremo come fare per intervenire. L'attivazione del SIDES, il SIDES è un acronimo che indica il sistema della sofferenza. Si è visto che esiste un vero e proprio sistema costituito da varie aree e dobbiamo. Quello che, possiamo andare un pochino indietro un attimo con le slide per favore? Dove, un pochino ancora, grazie. Allora, questo sistema della sofferenza, l'area più importante del sistema della sofferenza è chiamata PAG, grigio periaqueduttale. Eh, tutte le aree del cervello hanno dei nomi molto particolari. In par eh, nel, nel, nello specifico si è visto che quest'area, il grigio periaqueduttale, che fa parte del sistema della sofferenza, è l'area del cervello che genera questa sensazione molto difficile da sopportare che noi chiamiamo appunto sofferenza. La vedo un po' Perplessa, se sto dicendo non delle capisco. cose che. No, sto, sto pensando se c'è un'ubicazione precisa, una parte. Sono diverse aree che collaborano sì? tra di loro, ecco perché esistono. Quindi, stema. non esiste parte destra, parte sinistra. No. no, no, esistono diverse aree in collaborazione tra di loro che si collegano tra di loro e ci generano la, la sofferenza. Quindi, esiste proprio un'area. Si è visto che stimolando con degli elettrodi quest'area questo, quest del grigio periaqueduttale questo PAG stimolando con, delle con degli elettrodi quest'area un soggetto eh, sereno anche mh, tranquillo felice si prova una sofferenza molto forte difficile così tanto sopportare che piange appena smetti di stimolare quest'area il soggetto torna sereno è un'area come se fosse un, un pulsante che se lo premi ti genera la sofferenza e il soggetto piange. Mamma mia, che brutto interruttore! È un interruttore terribile. <ride> sì, Però un interruttore terribile. è un interruttore che serve perché, se la natura l'ha inventato, un motivo c'è. Certo, Io le... ero rimasta alla serotonina, alla dopamina, all'ossitocina, a queste cose che attivavano sensazioni o di positive. piacere positive, insomma. Certo. Invece, qui abbiamo uno sconosciuto che, come dice lei, ci. Boicotta. Sì, in realtà quest'area, il PAG, il SIDES, non sono, aree che ci, non sono loro che ci boicottano. Le aree che ci boicottano adesso vediamo quali sono. Ah. In realtà il sistema della sofferenza funziona e per, serve perché la sofferenza è una strategia. Che vuol dire una strategia? I cuccioli degli animali e i bimbi non possiedono inizialmente una comunicazione efficace. Quando devono manifestare un bisogno, soprattutto quando devono manifestare la frustrazione di un bisogno, quindi hanno un bisogno e loro non possono soddisfarlo, da, non, non riescono a soddisfarlo da soli perché sono piccoli, devono attirare l'attenzione del genitore. Tipo il bambino, il neonato piange quando ha fame, giusto? Piange quando sì. ha fame, piange quando ha sonno, piange quando ha freddo, non sa come comunicarlo, allora la natura ha inventato una strategia di comunicazione. La, la strategia di comunicazione è proprio l'attivazione di quest'area, di questo sistema, perché sono più aree, per cui quando il cervello percepisce il bisogno, per comunicarlo preme il pulsante. E si piange. E quindi il, il bambino piange, <ride> piange perché effettivamente piange. la sofferenza la senti, quindi quando premi quest'area il bambino piange. Dunque è una strategia efficace per, la per il richiamo. E immaginiamo anche un, anima un animale, un cucciolo, se rimane da solo rischia la vita perché nei primi anni è totalmente dipendente non solo per il nutrimento ma anche per la difesa dagli altri animali. Quindi quando il cucciolo rimane da solo piange per richiamare l'attenzione del genitore. Quindi il pianto è un richiamo importante. Il problema è come fai a insegnare a un cucciolo a piangere? La natura abbia passato il problema creando l'area della sofferenza per cui quando il cucciolo percepisce un certo tipo di bisogno frustrato o quando il cervello del cucciolo analizza la situazione, pigia sul pulsante, attiva la sofferenza, il cucciolo richiama il genitore e il genitore, l'animale adulto, accorre. Però dobbiamo chiederci, ma noi abbiamo bisogno di questo per richiamare l'attenzione degli altri? In realtà no. Quindi quello che succede è che quest'area, il SIDES, il sistema della sofferenza, rimane attivo. C'è un errore, di, non di programmazione genetica, ma c'è un errore durante i primi cinque anni per cui il SIDES rimane attivo e quindi è facile attivarlo con, anche con delle emozioni di intensità bassa. Perché che cosa succede in questi primi cinque anni di vita? Nei primi cinque anni succede che all'inizio il bambino piange e quando piange la mamma corre. Tra l'altro potremmo dare anche dei consigli su come fare quando il bambino piange. Succede che il bambino piange e la mamma corre, il bambino piange e la mamma corre e il cervello memorizza. Quindi ha questo sistema autonomo di funzionamento ma anche poi comincia a memorizzare. Intorno ai sette mesi, tra i sette e i dodici mesi si attivano le amigdale, che sono delle parti del cervello che registrano le paure, in altri momenti si attivano altre aree del cervello che memorizzano quello che succede. Che cosa memorizza il cervello? Che quando piange funziona. Lui già, il cervello già geneticamente lo sa che deve piangere e che funziona, ma poi continua a funzionare e quindi Ha delle sono conferme continue. Delle no? conferme continue, giustamente. A un certo punto il bimbo comincia a sostituire. Questa modalità di comunicazione che lui esprime attraverso il pianto comincia a sostituirla con le parole. Che cosa, quali sono le prime parole che vengono pronunciate? Sì, no, mamma, papà. E allora quando la mamma per esempio dice, Tancredi, adesso devi andare a dormire, e Tancredi sostituisce il pianto con il no e dice no, ed esprime la propria volontà, la propria forza, con determinazione. E più il temperamento è forte, e più Tancredi lo dice con energia: devi andare a dormire, no! E quindi c'è questa forza che viene espressa. Purtroppo, però, che cosa fa il genitore? Il genitore dice: eh, no, Non devi dire così, devi essere ubbidiente. Quello che viene richiesto alla fine al bambino è l'ubbidienza. Non c'è un bambino, per fortuna, a cui viene permesso di fare tutto, perché non è neanche quella la soluzione, ovviamente. Il bambino deve essere guidato, così come nel, tutti immaginiamo, deve essere guidato per, per insegnargli come fare. Però quando il bambino comincia a dire no, questa parte dominante... Ecco qui abbiamo <ride> un'immagine di una bimba che sta dicendo no senza, senza parole, però lo sta dicendo attraverso il linguaggio non verbale. Esatto. Quando il bambino dice no, con forza e determinazione, normalmente il genitore purtroppo utilizza gli aggettivi qualificativi come dire sei capriccioso. Sei monello, sei cattivo, non sei bravo. Quindi cosa succede? Qualifica il modo di essere del bambino. Queste parti del cervello che memorizzano scoprono ben presto che mentre il pianto funzionava, perché quando piangevi subito correvi e avevi tutto, l'essere dominante funziona un pochino di meno. Anzi, peggio, l'essere dominante comincia a essere un rischio, perché quando il bambino percepisce che è cattivo se non ubbidisce, che è monello o che è viziato, che è capriccioso se non ubbidisce, se si esprime in maniera dominante, comincia a nascere una paura che è quella della, del dispiacere, della sofferenza, del, della, della scontentezza del genitore, che si traduce normalmente in una distanza affettiva. Purtroppo in questi primi cinque anni la distanza affettiva del bambino il cervello del bambino legge la distanza affettiva come pericolo di morte perché nei primi cinque anni distanza affettiva e distanza fisica purtroppo si confondono nel cervello. È lungo dire perché, ma prendiamolo come fosse un assioma. Ecco, ma almeno per, eh, per concretizzare un po' anche quello che abbiamo detto, ma allora quando i bambini sono piccolissimi e piangono, noi dobbiamo accorrere in continuo. Eh, o possiamo anche negarci a volte, sai, a volte questi pianti. Facciamo fa, vi, eh, <ride> insegniamo un trucco a chi ci sta ascoltando. Quando il bambino piange, siccome c'è il rischio appunto che poi il bambino memorizzi che funziona, e quindi da una parte tu dai il rinforzo positivo e funziona sempre di più, dall'altra, inibisci la possibilità di fare richieste in maniera diversa, quindi essere dominante non glielo fai fare. Piangere funziona sempre. E allora il trucco è questo: quando il bimbo piange, Vai e prova a distrarlo. Quindi gli dici, per esempio, lo tocchi, magari qui, sul, sul pancino, e gli dici no, e fai così. E lo tocchi, lo devi distrarre. Quando lo distrai, se lui continua a piangere, allora è indice del fatto che aveva davvero un problema. Se quando lo distrai lui smette, sorridigli. Perché il bimbo, se ti vede sorridere, dopo che l'hai... Distratto, l'hai sorpreso con quel gesto. Se ti vede sorridere, ti sorride. Ed è a quel punto che lo devi abbracciare o che lo devi coccolare, in modo che lui capisce che il pianto ha una funzione, ma non è detto che serva sempre solo quello, potrebbe servire qualcos'altro, magari un bel sorriso. Così da grande, anziché attivarsi quest'area della sofferenza per continuare a richiamare l'attenzione di chi poi non si sa, magari Beh, sorridi. In qualsiasi redazione, insomma. Esatto. Ecco, magari approcciarsi col sorriso è meglio nella vita. Perfetto. Quindi, adesso, allora vedete che qualche consiglio pratico ce lo sta già dando. Sì, ma Bene. siamo appena all'inizio adesso, non possiamo dire tutto subito. No, se, certo. se dalla regia mi, mi, mette, mi mettono le, le slide un attimo. Allora, se, sì? se partiamo, adesso vediamo, quindi, ecco, andiamo pure avanti, per favore. Noi adesso dobbiamo capire, visto che quest'area è attiva, quello che vorrei... Trasmettere oggi è la possibilità di intervenire per non soffrire nella vita, visto che quest'area rimane attiva. In alto a sinistra ho scritto la parola evento perché voglio fare un ragionamento insieme con lei e con i telespettatori. Dobbiamo capire ma quanto le nostre sofferenze derivino dagli eventi e quanto no, visto che c'è quest'area attiva, e già questo è un problema. Possiamo in qualche modo comunque, pur avendo questa reattiva che si può disattivare, per cui in realtà le neuroscienze hanno individuato anche come farlo. Però vediamo se possiamo fare qualcosa in più. Vorrei, vorrei insegnare come, quali strumenti utilizzare per evitare che dall'evento un qualsiasi evento può essere eh, una, la frase di qualcuno: può essere qualcuno che mm, mi, mi dice sei un cretino, vado, sono in mezzo alla strada, guido la macchina, mi suonano, mi dicono ahh, ahh, ahh", e io mi arrabbio, soffro, è necessario che dagli eventi si attivi questa sofferenza? Andiamo avanti e poi scopriamo, ci riallacciamo a metà di queste slide con quello che stavamo dicendo prima. Mi permette di fare sì, questo punto... Però percorso? abbiamo soltanto un minuto e mezzo a disposizione perché... Va bene, ce la facciamo. Ce la facciamo. Allora, l'evento colpisce, arriva al cervello, il cervello percepisce, eh, legge l'evento, successivamente il cervello... Non produce subito le sensazioni e le emozioni, ma fa un confronto con delle memorie presenti dentro di lui. Dentro nel cervello ci sono delle memorie. Non è possibile produrre sensazioni, emozioni, pensieri o, o comportamenti se prima il cervello non ha compiuto un confronto tra l'evento che è andato ad analizzare e dei database interni. Quindi questo è il, un punto molto importante perché oggi possiamo imparare come modificare quei database? Perché i database sono delle informazioni, delle memorie. Come modificare quei database in modo che questo evento, una volta fatto il confronto, non generi le sensazioni e le emozioni? Ma sarebbe questo importante. È, questo è l'elemento su cui noi possiamo lavorare. Perché se andiamo avanti con la slide? Dopo il confronto e solo dopo il confronto il cervello attribuisce significatività e importanza all'evento che ovviamente compie questa operazione in 0,3 secondi. 0,3 secondi. Tra 0,1 e 0,3 Siamo proprio uno dei computer più potenti più al mondo, del insomma, mondo, il nostro sì. cervello lavora così. Allora, cari telespettatori, adesso restituiamo la linea alla regia per uno stacco pubblicitario velocissimo vi raccomando, siamo in diretta, seguiteci, ma magari formulate anche le vostre domande e, e raccontateci di voi se eh, poteste davvero eh, trarre beneficio da questa serata. Ben ritrovati, dunque il dottor Tancredi Militano ci sta introducendo in questo mondo fantastico delle neuroscienze, ma soprattutto stasera analizziamo quelle aree del cervello che eh, generano eh, sofferenze emotive e chi di noi ne è esente? Certamente ci sono delle persone che sono più vulnerabili sotto questo aspetto e sarebbe importante ehm, avere gli strumenti, visto che oggi ci sono le tecnologie per analizzare le aree del cervello, e ve le facciamo vedere, eh? anche se saranno dei nomi difficilissimi, però sono reali. Il, il dottor Militano, appunto, ci fornirà qualche strumento, perché ha messo a punto una, una teoria importante alla luce dei suoi studi, <ride> durati 15 anni, vero? Eh, anche, purtroppo anche di più. Anche <ride> di più, <ride> di 15 anni, per ehm, riuscire ad avere una vita più, più felice, serena. più serena, insomma. Ad avere delle relazioni con gli altri che improntate a, a una certa gradevolezza, no? Ecco. Sì, Invece no? a volte diventa così difficile la vita di coppia, la relazione con i figli con i colleghi di lavoro, cioè, insomma, diventa tutto complicato. Divent Perché quei famosi primi cinque anni di vita esatto. probabilmente non sono andati come dovevano. come dovevano. E ha continuato il nostro cervello a raccogliere dati, dati, informazioni. Sì, sì esattamente. Perfetto, allora, queste sono le aree. Sì, queste sono le aree che fanno parte del sistema della sofferenza. L'età non ce le lega neanche perché sono lì no, troppo sono difficili. Impronunciate. Però sono state individuate in sostanza. Sì, 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 sono state individuate, Voi si conoscono. Neuroscienziati sapete benissimo quali sono. Ecco. Sì, sì, e soprattutto si è visto che mantengono una soglia di eccitabilità bassissima. Il problema è questo che il cervello non modifica, come invece dovrebbe fare nell'animale adulto, la soglia di attivazione. Perché queste aree, il sistema della sofferenza, si attiva, ci fa provare questa sofferenza, dicevamo prima, come una, con una, per, per una strategia, che poi in realtà nell'adulto però non serve più, perché noi potremmo sostituire il pianto con un altro tipo di richiesta, anche semplicemente parlando. Tuttavia queste aree rimangono attive con una soglia bassa. Immaginiamo di avere un contenitore nel cervello. Però noi donne piangiamo spesso in alcune situazioni. È stato studiato anche questo, questa differenza e si è visto che con l'arrivo degli ormoni durante l'adolescenza, soprattutto il testosterone, modifica il SIDES, il sistema della sofferenza, soprattutto il testosterone. Quindi con l'arrivo dell'adolescenza e con l'arrivo degli ormoni, questo sistema si modifica. Che vuol dire si modifica? Alza la soglia di attivazione. Quindi, mentre nel bambino basta poco per pigiare il pulsante e farlo piangere, quindi richiamare l'attenzione, man mano con la crescita, e se il bambino potesse sviluppare in maniera sana la propria parte dominante, se il genitore lo aiutasse a svilupparla né lasciandolo completamente da solo a, eh, quindi a fargli fare tutto quello che vuole ma neanche utilizzando aggettivi qualificativi che lo blocchino o mostrando la sofferenza quando lui è dominante se il genitore seguisse delle regole non a caso abbiamo creato la scuola per i genitori nel 2019 ma davvero? Sì, una poi, scuola per i genitori? sì, dopo due mesi eh, si è bloccato tutto perché col covid è il arrivato lockdown. il covid e quindi Infatti, addio quindi dopo, appena nata si è stato ma adesso la riproporremo si può riproporre eh, sarebbe molto utile. Sì, perché ora mi viene in mente che ad esempio io ormai sono nonna, non sono più mamma, però cioè sono sempre mamma, però voglio sì. dire con i miei nipotini spesso dico: no, guarda, sei brutto e cattivo eh, se fai così. Adesso Sbagliato siamo, quindi. Vedremo i risultati. Ai, ai, ai. Quindi, quando il bambino è dominante, semmai, più che brutto, cattivo, monello, egoista, menefreghista, approfittatore, furbo, semmai è semplicemente dominante. Lui quando esprime se stesso,. Esprime il proprio, sta imparando a essere dominante. Quando un gattino gioca, magari ti graffia e tu glielo lasci fare perché ti diverti, o il cagnolino gioca, ti morde, tu dici, ah, ma che male, però glielo lasci fare, non glielo blocchi. E perché il gattino gioca, il cagnolino giocano, glielo lasci fare? Perché loro stanno imparando a essere adulti. Loro stanno imparando che cosa vuol dire utilizzare le loro armi di adulto, ma lo stanno imparando da piccoli in modo che da adulti ormai hanno imparato, il cervello ha memorizzato, come dire hai fatto l'esame della patente, poi non è che lo rifai, perché la patente ce l'hai. Quindi da, da piccolo giochi, domini, impari, costruisci delle sicurezze, poi da adulto non hai bisogno. Ecco, invece nel nostro caso viene bloccato quando siamo piccoli, ecco perché poi da grandi siamo violenti, perché in questo sistema non, si, non è possibile maturarlo. Lo ridico semmai se c'è qualche se è difficile da capire No, dove... no, sto seguendo. No. Sto facendo dei, il mio cervello sta facendo dei paragamoni mm. con le situazioni che, che io vivo con i miei nipotini, appunto. Certo. Ecco. E quando, quando il, il cucciolo gioca, glielo lasci fare e poi da adulto giocherà ancora. Ma per esempio ci sono animali che poi da adulti non giocano, i leoni non giocano. Un leone di 200 kg non fa l'agguato per giocare all'altro leone di 200 kg, lo fanno quando sono piccoli. Da grandi non lo fanno perché è troppo pericoloso se lo fanno e quindi il leone smette poi di giocare però acquisisce la sicurezza in se stesso perché lo fa da piccolo e quindi se tu glielo lasci fare poi il cervello automaticamente maturando attiva altre aree cosa fanno i leoni? Passano tutto il giorno a dormire, a coccolarsi ma non si, non si aggrediscono più, a meno che non ci sia un'invasione di un territorio, quindi un'insubordinazione, allora in quel caso è necessario, però all'interno del gruppo c'è una coesione eh, attraverso dei gesti di... Ah ecco, qua siamo andati già avanti. Bene, eh, mi ricollego immediatamente a quello che è alla slide. Abbiamo detto che noi dobbiamo capire come fare a non soffrire, non soffrire vuol dire evitare il cervello in automatico produca sensazioni e emozioni con frequenza, intensità e durata elevate, così tanto elevate, che poi diventano difficili da sopportare. Ricordiamoci, sopportare, difficoltà di sopportazione vuol dire sofferenza, come in latino, subfero, soffro. Subfero è sopportare. Quindi se io ho difficoltà a sopportare un elemento prodotto dal mio cervello, soffro. Allora chiediamoci, siamo sicuri che tutti gli elementi prodotti dal cervello siano utili? Tutte le emozioni che proviamo? La paura, lì ce ne sono alcune, guarda, guardate: agitazione, paura, agitazione e ansia, come dire, agitazione, paura, rabbia. Nell'adulto, del, nella, nel, negli uomini, nel, non negli altri animali, però, abbiamo angoscia, odio, depressione, tristezza, sconforto. Oppure, oppure possiamo avere dispiacere, insoddisfazione: ma es, perché proviamo? tutti questi sentimenti, tutte queste emozioni, tutte queste sensazioni in realtà servono a qualcosa, quello che si è visto è che non servono. La maggior parte a delle volte... però è la vita che ci mette di fronte. Lei dice che quindi non è come reagiamo a, ad alcune situazioni esterne che è, è sbagliata. Esattamente, è difficilissimo immaginare quello che stiamo dicendo, o, o, o perché l'esperienza che abbiamo, noi abbiamo sempre letto il mondo e anche il nostro, il nostro comportamento, la genesi delle nostre stesse emozioni, l'abbiamo letta come una conseguenza degli eventi. In realtà non ci può essere alcuna sensazione, alcuna emozione a partire dal singolo evento, se non dopo un confronto. E quello che si è visto è che se noi cambiamo le memorie con cui il cervello va a confrontare l'evento, non soffriamo. Soffriamo nel momento in cui ci sono, per esempio, delle aspettative e dei desideri. E allora il trucco per capire se io sto soffrendo per un evento, così come sono abituato a vedere, ma non è, oppure per capire se io sto soffrendo per qualcos'altro, è chiedermi se non penso a questa situazione, se non penso a questa informazione che mi deriva dall'ambiente, dalla realtà, se non ci penso. Soffro o sono in pericolo di vita? Se la risposta è no, se non ci penso, non soffro. Allora non è l'evento, è quello che eventualmente io desideravo, è quello che io mi aspettavo. Come dire, il cervello soffre quando desidera e il desiderio non è realizzabile. Perché il cervello soffre quando desidera o quando si aspetta qualcosa e il desiderio non è realizzabile? perché è abituato che nel momento in cui hai un bisogno, un desiderio e non riesci a realizzarlo, se soffri e piangi arriva la mamma e te lo soddisfa perché quell'area è sempre attiva. E il problema è che dovremmo modificare il funzionamento di quell'area per evitare che tutte le volte che c'è una frustrazione di un desiderio, di un'aspettativa, il cervello dice, beh, semplicissimo, io conosco la strategia, attivo, pigio il pulsante, di soffre, poi non piange, ma soffre, il cervello aspetta che io soffra, più, più non piango più mi fa soffrire, più pigia, perché dice, ma vuoi piangere così arriva qualcuno? <ride> Quindi dobbiamo, anche se queste cose che stiamo dicendo oggi sono, mi rendo conto, strane, complicate. Anche io quando l'ho studiate mi è sembrato una, un, po', un po' particolare tutta questa teoria. Ma dobbiamo provare a immaginare. Anche perché tutto questo è supportato da studi scientifici sui neuroni, soprattutto sui neuroni dopaminergici, dobbiamo immaginare per un attimo. non dobbiamo aspettarci le solite cose. Dalle, le neuroscienze propongono anche, come diceva lei, i paradigmi nuovi. Dobbiamo, dobbiamo guardare tutto con atteggiamento curioso. No, certo, e poi dobbiamo essere anche informati. E, e incominciare a entrare in confidenza con questi argomenti, visto che c'è una parte dell'umanità che addirittura vuole superare l'uomo sapiens, e vuole arrivare al transumanesimo. Sì, L'avrà trans sicuramente letto anche lei certo. queste te teorie. Leggevo eh, recentemente di un neuroscienziato israeliano e mi ha fatto sì. un po' paura questo futuro in cui appunto verranno controllati da un punto di vista proprio biochimico tutte le nostre aree del cervello e quindi probabilmente saremo, saranno Sar l'umanità um del futuro priva quasi di emozioni, di Sì, sarà difficile opporsi alla chimica se si tratta di un controllo chimico, questo sicuramente. Però, Parlano di chip, speriamo proprio sì. di no. Sì, però in teoria si può fare. È possibile, tutto, sì, sì, questa cosa è possibile. Finché non ci sono i chip, almeno cerchiamo di non soffrire adesso che possiamo, esatto. in qualche modo possiamo Facciamo intervenire. Facciamo una vita naturale, più esatto. possibile. Eh? Quindi immaginiamo un evento, piove. Io, piove, io volevo andare a fare un picnic, evidentemente la pioggia, il, mi, il fatto che piova mi genera un'informazione, questa informazione mi frustra il desiderio di andare a fare il picnic e quindi percepisco per esempio sconforto, insoddisfazione, scontentezza, anche un po' di ingiustizia. Dico, ma proprio oggi che devo andare a fare il picnic, piove? Oppure tristezza, rabbia, magari. Cioè, mi nascono una serie di, di emozioni perché fuori piove. Ma dipende dal fatto che fuori piove? E se invece io fossi un agricoltore che ha bisogno della pioggia perché c'è molta siccità e quindi la pioggia non arriva mai, io spero che arrivi, il giorno che piove, lui sarà felice, altro che frustrato. E allora l'evento in sé... Non è così significativo, capito, è, neutro. è neutro. Siamo noi che attribuiamo significato all'evento e ovviamente però bisogna confrontarlo con qualcosa, con i nostri desideri, con le nostre aspettative e con i nostri investimenti emotivi e affettivi. Per esempio ci sono degli studi molto interessanti su delle aree del cervello, si chiamano insule, queste aree del cervello si è visto che contengono le memorie degli innamorati. Quindi Mi piace no molto questo. <ride> Quindi no noi amiamo perché nelle nostre insule ci sono queste memorie. Se non avessimo queste memorie, non, non ameremmo. Purtroppo, si è visto che anche una coppia innamoratissima si è visto che quando uno dei due aveva un ictus a eh, una certa area, un'area dalla parte dell'insula, quando poi si riprendeva, non era più innamorato, riconosceva la moglie, per esempio, il marito che. Subisce un ictus riconosce la moglie, magari la trova anche carina, piacevole, piacevole sì. ma perde più l'amore. Sai che questa è una cosa drammatica: non tra innamorati, quindi marito e moglie, ma anche tra, tra genitori e figli. Dopo un violento trauma cranico non c'era più nessun affetto perché si cancellano delle Tra memorie. Tra questo figlio ricordo di aver seguito per tanti anni la storia di questo ragazzo che con grande pazienza il padre ha recuperato, però era unaffettivo affettivo completamente. Esatto, perché in realtà anche un altro, un, altri studi molto interessanti dimostrano che nella nostra specie, nell'Homo nell sapiens, in realtà non siamo così empatici e non c'è tutta questa predisposizione all'affettività come crediamo. Alcuni studi dicono che di, geneticamente è solo il 10% di quella che poi abbiamo da adulti la quantità di empatia o di capacità di provare affetto tutto il resto si impara è incredibile per cui cosa succede che con un trauma cranico rischi di cancellare delle memorie e se queste memorie contengono le informazioni sull'affettività sull'amore sull tu cancelli tutto ecco perché questa storia che di cui mi ha parlato, è, succede proprio perché l'affetto è una memoria. Si impara prima dei 5 anni a provare affetto per qualcuno, si impara, però se, ti, se un trauma cranico ti colpisce con la memoria, tu ritorni a un aspetto genetico che corrisponde a un 10% di quell'affettività che avresti provato invece se non ci fosse stato il trauma cranico. Sono studi interessanti che ci fanno capire come funzioniamo. Ora, quello che ci serve ovviamente è utilizzare questi studi per evitare la sofferenza. Sì. E allora, dobbiamo stare attenti a quello che pensiamo. Se soffriamo, dobbiamo chiederci: dobbiamo avere il coraggio di chiederci che cosa ho pensato, quale, quale desiderio. Saremo tentati di dire: ma no, c'è stato questo evento, quella persona ha detto quel qualcosa, non è un mio desiderio. È lui che mi ha detto che sono un cretino, posso dirlo? Devo immaginare una situazione? E allora, certo, lui ti ha detto così, ma tu? Desideravi forse qualcos'altro? Perché desideravi che, che fosse in grado di comprendere che tu eri intelligente? Come, volevi, come desideravi che lui... Ti, percepisse, ti, ti come... percepisse? Quale idea volevi che lui avesse di te? E poi si arriva, per esempio, al database delle interpretazioni. Mi dicono sei un cretino. Perfetto, di cosa si tratta? Di un'offesa? Per le neuroscienze si tratta di una idea dell'altro, di un parere, o meglio ancora, di una lettura della realtà. Lui non sta parlando di me, lui sta esprimendo l'idea che ha della realtà. Assolutamente, totalmente, completamente soggettiva, non corrispondente a quello che io penso di essere. E perché devo arrabbiarmi, odiare una persona che poverino ha un'idea della realtà non corrispondente? Senta, dovremmo diventare tutti zen, quindi lei ci dà gli strumenti, da, per, almeno ho letto il libro L'arte di ah, aggiustare detto, la bicicletta. Eh. Così ah, so. pensavo il mio libro. No, magari, eh. ho letto solo nella <ride> presentazione che lei ha scritto un libro, oh, okay. che si intitola? È il linguaggio segreto delle emozioni. E lì ci, dà, ci svela Devo, molte... Sì. ero sicuro che la Mondadori ve l'avesse... Inviato, va bene, beh, beh, chiedo, chiedo scusa. C'è tempo, sì, certo, anche no, in futuro dispiace. lo posso leggere, molto volentieri. Certo, certo, certo. Sì, sì. E quindi, cioè, se noi fossimo un pochino istruiti e indirizzati su questo percorso, noi riusciremmo a tenere sotto controllo. Ad esempio, lei dice, i pensieri sono generati da noi o da o dalla, quella parte, diciamo, quella che ci più sovversiva del nostro cervello? Entrambi. Entrambe, ah, ci entrambe sono due centri del, I centri del pensiero Perché a volte io mi accorgo che continuo a pensare, i pensieri continuano Perfetto. a viaggiare uno via l'altro Questo mi disturba, vorrei a volte avere un po' di, di calma, di calma di vuoto. e di serenità Questo è un altro modo per soffrire Cioè la presenza, le tre regole della no? la frequenza, l'intensità e la durata la, questa, questa parte dei pensieri autonomi intrusivi ci genera continuamente, quindi la frequenza è alta pensieri intrusivi, questi pensieri ci coinvolgono molto, quindi c'è un'intensità e durano o, o si ripropongono continuamente, ovviamente viene difficile sopportarli, difficoltà di sopportazione, sofferenza. E quindi dobbiamo sapere che esistono due aree del pensiero, i pensieri intrusivi e ora vi, vi dico come fare per capire di cosa si tratta, si tratta di un pensiero intrusivo o di un mio pensiero, qual è la regola? Eh. La regola è, è questa. La regola è questa. Immaginiamo di giocare a scacchi. Anche chi non sa giocare a scacchi comunque più o meno. Sì. Il gioco degli scacchi prevede delle mosse. Allora supponiamo che io debba mu muovere uno dei pezzi degli scacchi che è l'alfiere. Muovo l'alfiere, anzi penso di muovere l'alfiere e però mi arriva un pensiero che mi dice no, aspetta, non muovere l'alfiere, fermo, no, ma se muovi l'alfiere... E questo pensiero mi frena. Quando c'è qualcosa che mi frena... Devo insospettirmi. Potrebbe trattarsi di un pensiero intrusivo perché l'obiettivo dei pensieri intrusivi è bloccarci. E poi vediamo alla fine di oggi perché. Quindi muovo l'alfiere. No, però se muovo l'alfiere succede qualcosa. Allora, che cosa faccio? Muovo il pedone, evito che l'avversario possa crearmi un problema nel momento in cui muovo l'alfiere, poi muovo il cavallo e a quel punto muovo l'alfiere. E allora, se è un pensiero intrusivo io mi blocco e non mi muovo più. La caratteristica del pensiero intrusivo è quello di demotivarci, bloccarci e non farci trovare nessuna soluzione. La caratteristica dei pensieri che facciamo noi è quella di essere strategici, quindi è vero che io posso valutare il fatto che se muovo l'alfiere subito così me lo mangiano, l'avversario mi mangia l'alfiere, si dice così negli scacchi, ti mangiano un pezzo. No? Però, se il pensiero è mio, io immediatamente, immediatamente vado a cercare una strategia per arrivare dove voglio. Quindi il pensiero intrusivo mi blocca, mi ferma, non mi fa andare più avanti. Beh, grazie, questo è già un aiuto, un motivo di, di riflessione, insomma. Sì, eh, D'ora in poi eh, sapremo. Sappiamo, quindi dobbiamo capire, e a quel punto dobbiamo chiederci perché il cervello mi vuole dare tutti questi pensieri intrusivi, mi arrivano e mi bloccano, perché non, perché non li mando via? Sa cosa succede quando per esempio, sicuramente a tutti è capitato, un amico ti dice eh, vorrei fare questo ma, ma poi succede, non riesco, ha un pensiero intrusivo in quel momento. Sapete cosa succede? Che voi gli dite? Va bene, vabbè, ma se è così tu fai questo, fai quest'altra cosa. E quindi tu, che non hai il pensiero intrusivo, perché il pensiero intrusivo ce l'ha il suo cervello, glielo dà a lui, no? Tu non hai il pensiero intrusivo, quindi tu hai la possibilità di essere strategica. E gli dici, va bene, ma fai così. E lui cosa ti dice? Eh, no, ma se faccio così... E ti boccia quello che gli hai proposto. E allora ti dice, beh, allora puoi fare quest'altra cosa. Ma siccome il suo è un pensiero intrusivo, ti boccerà di nuovo l'ennesima proposta. E ti dirà, no, ma se faccio anche questo... Cosa succede? Che lui ha i pensieri intrusivi e tu ti arrabbi. Perché dici, senti, vabbè, ho capito, ma tutto quello che ti consiglio non lo vuoi fare? E eh, per Quindi lui c'ha i pensieri intrusivi, te li dà, tu cerchi, tu non li hai perché sono i suoi, tu cerchi di eliminarli, lui col pensiero intrusivo, l'unico obiettivo del suo cervello in quel momento è fermarlo. Quindi anche se gli proponi il pensiero strategico che tu in quel momento capita, puoi attivare. davvero, a volte capita. Questo è il pensiero intrusivo, per esempio. È interessante, Quindi, dai. <ride> e poi, allora, se, se dalla Vediamo regia mi mettono, andiamo sì. un pochino avanti. Proviamo ad andare avanti, quindi abbiamo detto che la sofferenza nasce sempre da questa attivazione di quest'area quest del cervello, di questo sistema che purtroppo rimane attivo e rimane attivo perché nonostante ci sia geneticamente la programmazione per disattivarlo, rimane una, un obbligo di dipendenza quindi anche se non siamo cuccioli e quindi non siamo dipendenti realmente, ma il cervello viene programmato a rimanere dipendente, quindi anche se poi hai 40 anni, se la programmazione del tuo cervello nei primi 5 anni è dipendi, dipendi anche se hai 40 anni, e quindi quell'area non si disattiva. Mai. Se non si disattiva la sofferenza è presto servita. Allora dobbiamo imparare che soffriamo per un confronto, quando soffriamo... Non concentriamoci sull'evento, su quello che ha detto, su quello che ha fatto, sulla cosa che è successa. Piove, mi ha detto quella cosa. Andiamo nella parte destra della slide, andiamo a leggere cosa c'è scritto. Chiediamoci: sto soffrendo, ma che cosa ho letto? Ho letto che c'era un'offesa nelle parole di quella persona? Po posso leggerlo in un altro modo? Perché devo andare a leggere per soffrire? Perché devo leggere in modo da soffrire? Almeno lo posso leggere come voglio io così non soffro? No, perché il cervello ti proporrà il pensiero intrusivo, la lettura autosabotante. Oppure, che desiderio avevo? Questo desiderio, eh, ma non si sta realizzando? Perfetto, perché non lavori sul desiderio? Ma tutti i desideri si devono realizzare. Oppure, perché devi soffrire? Modifica la strategia, insomma, la sofferenza... Quando la vogliamo eliminare dobbiamo concentrarci un attimino di più su quello che c'è dentro di noi, perché il confronto tra quello che c'è dentro di noi e l'evento a generare la sofferenza. Andiamo pure avanti un secondo, per favore, con le slide. La dipendenza affettiva rimane perché quest'area rimane attiva, quindi la soglia di sopportazione rimane bassa e come dire nel, dovremmo avere un contenitore. Il contenitore della, delle emozioni da piccoli è, è, è è piccolo il contenitore, quindi basta avere poca emozione che subito soffriamo. Nell'adulto questo contenitore dovrebbe diventare un pochino più grande e quindi, teoricamente, ci vuole una soglia di, di intensità più elevata per farci soffrire. In realtà nell'adulto rimane piccolo come nell'immagine nell di sinistra. Andiamo pure avanti, grazie. E allora adesso vediamo perché succede tutto questo. Che cosa succede nei primi cinque anni? per cui questo sistema della sofferenza rimane attivo e si genera una parte autosabotante. Io spero che vi state chiedendo questo eh sì, sia in casa. Sì, che... infatti. E allora, quando siamo piccoli abbiamo detto che la prima parte che si attiva è una parte che non tiene troppo in considerazione i bisogni degli altri. Il bimbo piange alle tre di notte eh sì. e non può tenere in considerazione la mamma. Quindi all'inizio non sono mature le aree del cervello che prendono in considerazione gli altri. Non sono mature, Non sono sviluppate. Andiamo pure avanti. Quindi, all'inizio c'è questa parte disinteressata al benessere che, poi, dopo il pianto, diventa una parte, dovrebbe, diventare, dovrebbe sviluppare la sua capacità dominante, anche strategica, negli animali, a volte anche aggressiva, violenta, insomma. Però c'è questa parte nel nostro cervello, dobbiamo sapere che c'è e dobbiamo contenerla. Siamo animali anche noi, Siamo in animali. fin dei conti. Eh? Dobbiamo contenerla, non distruggerla, castrarla o bloccarla con gli aggettivi. Mm. Intorno ai sette mesi si attivano delle aree che memorizzano le informazioni dei genitori. Le informazioni entrano in queste aree del cervello. Che cosa succede? Andiamo pure avanti, grazie. Succede che si crea una struttura del cervello che impedisce... Al bimbo di entrare in contatto con la parte dominante. È come se dicesse no, tu non puoi andare avanti, non puoi entrare in contatto con questa parte dominante. Perché? Perché quando il bimbo prova a dire no, prova a essere dominante, che cosa gli dici? No, sei capriccioso, sei viziato, sei cattivo, sei brutto. Lui percepisce una distanza affettiva. Per il cervello, la distanza affettiva eh, purtroppo se lui non è obbediente, è un, rischio, è un, è un rischio. E quindi il cervello memorizza che usare la parte dominante vuol dire rischiare. E quindi il cervello, quello mino con lo stop, blocca l'utilizzo della parte dominante. E perché da grandi siamo così violenti, siamo vittime di emozioni, siamo vittime di comportamenti disfunzionali come quelli che ci costringono a essere dipendenti da droghe e quant'altro? Perché non possiamo essere dominanti. Su che cosa? Su quello, sulle pulsioni. Non possiamo dominare l'emozione. Allora facciamo così, dottor Militano. Siccome è, è, è un punto direi nevralgico questo, lo riprendiamo subito certo. dopo la pubblicità in compagnia dei nostri telespettatori. Perfetto, rieccoci qua insieme. Due cose importanti che ci siamo detti con il dottor Tancredi Militano durante la pubblicità. Allora, innanzitutto, cosa differenzia le cose, l'argomento che stiamo trattando, ad esempio, da una psicoterapia, da una psicoanalisi. E l'altra cosa è quella bellissima, che vi piacerà immagino molto, dei test, perché per andare a smuovere e, e a portare avanti questo discorso. Il dottor Militano ha messo a punto con la sua equip, composta da psicoterapeuti sì. appunto, ha messo a punto dei test, quindi delle domande possiamo dire anche un po' trabocchetto, che però parlano, svelano molto di noi, di quei famosi cinque anni di vita e quindi di quelle aree che possono generare, attivare l'autosabotaggio, la sofferenza. Torniamo però a... Sì. A sì. quello che stavamo dicendo, ricordandoci di queste cose, cioè c'è un'estrema differenza tra sì. questo argomento di neuroscienza, perché quello. lei mi ha detto, perché qui noi sappiamo e parliamo di neuroni. Di neuroni <ride> esatto, sì, non sono solo parole, quindi no, c'è cioè, un riscontro. No. Certo, no. sono delle teorie ecco. che si basano ovviamente su delle osservazioni quando uno scienziato. Eh, pro, promuove una teoria o propone una teoria, eh, si, queste teorie si basano su delle osservazioni, le osservazioni sono le osservazioni che riguardano, ecco che bellissime immagini, sì. le osservazioni sulla, sulle caratteristiche di funzionamento dei neuroni. Esatto, queste connessioni che avvengono abbiamo in maniera rapidissima. Rapidissima, abbiamo circa 86 mila, uh, uh, una quantità di 86 miliardi di neuroni, abbiamo 150 mila miliardi di connessioni, ogni giorno muoiono circa 80 mila neuroni, 80 Non si rigenerano più quelli? Sembrerebbe di no, ci sono studi che dicono che si rigenerano, studi che dicono eh, che sì, non si la, rigenerano. Eh sì, la Rita Levi-Montalcini... Era per la teoria che si possono eh, rigenerare, ma lei dice in laboratorio, solo. Eh, <ride> non si capisce bene se. Sì, io quindi noi che, abbiamo un patrimonio iniziale prezioso che di però. 86 miliardi. De questi 86 miliardi, se noi facciamo il conto. E quindi è vero che invecchiando diventiamo sempre meno intelligenti? Eh, non dal è, punto di vista cognitivo. Per fortuna non è che diventiamo meno intelligenti, ma rallentiamo. Rallentiamo perché ci sono il cervello si riorganizza perché se muoiono 80.000 eh, neuroni tanti. al giorno ti devi riorganizzare ovviamente, il cervello si riorganizza però diventiamo un pochino più lenti magari riusciamo a fare meno cose contemporaneamente oppure le facciamo in maniera un pochino più lenta questo sì, però le capacità del cervello sono... Possiamo mantenere lentate le capacità cognitive, sì. le funzioni Eh, ci possiamo anche un pochino allenare ma il problema della, della, dei deficit cognitivi in realtà nasce dal fatto che questo autosabotaggio genera i deficit cognitivi, perché se io devo okay. soffrire, questo è molto interessante questo punto, se io devo soffrire, perché il cervello vuole che io soffro e adesso vediamo perché, se io devo soffrire cosa devo fare? Devo interpretare gli eventi e devo leggere gli eventi in modo da generarmi un'emozione destabilizzante in modo che io possa andare a soffrire. Ma se io devo interpretare gli eventi in modo da generarmi un'emozione destabilizzante, non devo interpretarli correttamente, devo interpretarli spesso con la mia chiave di lettura con la mia chiave di lettura grande che sofferenza. Per esempio, posso fare l'esempio dell'offesa che ho fatto prima. Se mi dicono Militano, lei è un cretino, io posso, posso interpretarla come un'offesa e quindi generarmi un'emozione di rabbia, di, 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 di tristezza, quello che è, e quindi soffrire, oppure posso interpretarlo come quello che è, cioè una lettura sua della realtà che non corrisponde con me. La sua, lui mi sta fornendo la sua lettura della realtà, ma di quale realtà? Mi vede così? <ride> ma è lui che mi vede così? È un problema è suo. E quindi <ride> l'interpretazione corretta sarebbe questa, perché il cervello, come potremmo, poi fare, come potremmo dimostrare grazie a qualche esperimento di illusione ottica, il cervello la realtà non la vede, la interpreta. Noi la interpretiamo, una persona che mi, che mi dice questa parola che non voglio ripetere sta interpretando come io sono. Noi la realtà non la vediamo, la interpretiamo. E allora perché io devo interpretare in modo da soffrire? La verità è che la persona sta leggendo una realtà a suo modo. Questa lettura della realtà coinvolge me, perché in questo momento io sono la sua realtà. Se io non voglio soffrire semplicemente penserò sta leggendo la realtà in maniera come la realtà non è. Ma supponiamo anche che voglia dirmi questa parola, che si definì, noi la chiamiamo parolaccia. No? Supponiamo che voglia definirmi in questo modo perché l'ho offeso io, o perlomeno io magari ho detto qualcosa e lui ha letto un'offesa. Io posso anche chiedergli, posso anche non interessarmi completamente e non soffrire, ma posso anche chiedermi: che cosa ti ho fatto, che cosa hai visto che io ti ho fatto, che cosa ti è sembrato che io abbia fatto per cui mi stai dicendo questo. E la persona mi può dire, ah, io ho visto che tu hai fatto questo. Magari posso anche intervenire per aiutarlo, gli posso dire guarda, mi dispiace che mi dispiace, non, era, non era quello che volevo trasmetterti cioè io posso anche aiutarla, una persona che mi dice sì, sei un credino, non ho bisogno di arrabbiarmi, posso anche aiutarla. E nel momento in cui il mio cervello lo percepisce in difficoltà, perché non, percepisce che non riesce a leggere la realtà, produce ossitocina, perché noi produciamo ossitocina quando vediamo qualcuno in difficoltà. Quando tu eh, vedi un cucciolo. Sì. Un cagnolino, un gattino, ti viene da picchiarlo o ti viene da, da dire amore? Mm -hmm. Che carino. Perché? Perché è l'ormone della tenerezza, del, dell'amore. Dell'affetto, no? della, dell della vicinanza affettiva. Quindi nel momento in cui io vedo un, un cagnolino, un gattino, la vista del gattino fa produrre al laboratorio chimico del mio cervello, che è il laboratorio chimico più importante per cui non ci sarebbe bisogno di altre chimiche, però la vista del gattino mi fa produrre la citocina. Mi fa piacere guardarlo, vederlo e ha ancora più piacere accarezzarlo. Per cui provo piacere. L'ossitocina mi fa provare piacere, affetto, anche compassione. Se io, provo, se io leggo correttamente l'evento di qualcuno che mi dice sei sì, un credino, se io lo leggo correttamente dico poverino, ma come fa a leggere così questa realtà? Il mio cervello immediatamente, se io leggo in questo modo, produce, produce ossitocina. Ossitacina. E io penso, poverino, ma, ma sorrido, ma sento la stessa cosa. So che è strano quello che sto per dire, ma il, dobbiamo considerare la chimica, la neurobiologia, che funziona così. Quindi se io leggo, poverino, il mio cervello produce ossitocina. E a me viene da sorridere perché percepisco quel moto di, di affetto misto a compassione che proverei per un gattino, poverino. Quindi in realtà decidiamo noi se soffrire in base all'interpretazione che diamo. Tutto sta nella lettura. Noi crediamo che siano gli eventi a farci soffrire, ma non c'è niente di più sbagliato. Dobbiamo cambiare questo paradigma, questa quest abitudine che abbiamo e soprattutto possiamo fare del, del, del lavoro. Perfetto, questa mi serve tantissimo: possiamo fare del lavoro per evitare che il cervello mi produca continuamente emozioni, interpretazioni della realtà che chiamiamo sensazioni, pensieri intrusivi. Perché. È vero che se io urto un secchio d'acqua e l'acqua va a finire sul pavimento, è vero che io la posso asciugare dopo un'ora, anche su un tappeto dopo chissà quante ore, io la posso eliminare. Quindi posso fare un lavoro a posteriori, come si fa oggi, normalmente. Ma se io imparo come funziona il cervello, io imparo a non colpire il secchio d'acqua. E quindi non faccio l'errore di, di colpire il secchio d'acqua e non devo andare ad asciugare niente, quindi... Prima si parlava di Quindi differenza. Ci sta dicendo in parole molto eleganti, cioè la differenza tra una psicoterapia e è un percorso e in formativo nel quale percorso, si impara come esatto. funziona il cervello, applichi degli schemi, però li devi imparare, ma non è per niente una psicoterapia. Impari come, quali strumenti utilizzare. Cioè oggi probabilmente Freud avrebbe lavorato in maniera... Certo. Così come Avrebbe queste, dovuto insomma. conoscere il funzionamento dei circuiti dopaminergici che sono stati studiati e scoperti in Svezia negli anni 50, intorno agli anni 50, e lui eh, agiva, operava e viveva a cavallo tra il 1800 e il 1900. Eh, e certo. quindi, pur nella sua incredibile genialità e capacità intuitiva, però non aveva questi studi a disposizione. Poi mh, magari mh, potremmo parlare dei neuroni ne dopaminergici, ma tutto quello che dico ha una... Ovviamente si basa su questi studi, certo. su questi e altri studi. Questo triangolo che vedete invece, ehm, se chiedo alla regia di mettermi la slide, quella dove c'è lo schema del bambino ubbidiente e del bambino disubbidiente, partirei da quella. È una slide senza immagini, sono solo delle scritte. Eccolo qua, perfetto, grazie. All allora, vediamo che cosa ah, viene che chiesto. Ce la racconti lei, esatto. Vediamo che cosa viene chiesto al bambino. Al bambino viene presto insegnato che non deve essere disubbidiente. È la cosa che viene insegnata a tutti i bambini del mondo, io presumo, perché tu vuoi che il bimbo sia ubbidiente o quantomeno consideri ubbidiente il bambino che fa certe cose, disubbidiente il bambino che ne fa altre, e quando il bambino è disubbidiente operi, un ti comporti in un certo modo, mostri un certo tipo di atteggiamento, col bambino obbediente un altro tipo di atteggiamento. Non c'è bisogno che io specifichi che col bambino obbediente gli mostri che gli vuoi bene, eh, crei affet vicinanza affettiva, col bambino disobbediente normalmente quello che viene fatto che è che c'è la distanza affettiva. Dicevamo prima. Che con la distanza affettiva, purtroppo prima dei 5 anni, la distanza affettiva viene letta dal cervello come distanza fisica e quindi scatta immediatamente il pericolo di morire. E quindi il bambino, nei primi 5 anni, legge l'aggettivo disubbidiente con il pericolo di morte, si attiva il pericolo di morte. Noi abbiamo due marce, marcia avanti e marcia indietro. La marcia avanti ci fa andare verso il piacere, la marcia indietro ci fa evitare la morte. Ne abbiamo solo due marce: tutti gli animali hanno due, due marce, marcia avanti e marcia indietro. Quando un topino deve uscire dalla tana per andare a mangiare perché vuole andare verso la ricerca del piacere, non esce subito dalla tana, ma l'emozione paura lo frena e quindi gli dice: Aspetta. Prima attiviamo il principio di evitamento della morte, il primo principio in sequenza che si attiva nei cervelli. Lui controlla. Quando un antilope deve bere a una fonte, un ruscello, un, un, un lago, un quello, e in questa fonte d'acqua c'è eh, un coccodrillo, l'antilope beve ma si ferma, controlla e poi va alla ricerca del piacere. La ricerca del piacere, mi fermo, controllo, evitamento della morte, ricerca del piacere, marcia avanti, marcia indietro. Ma la prima, la più importante, non è la ricerca del piacere, la più importante è la marcia indietro. È l'evitamento della morte, io prima devo evitare di andare a bere e morire e poi bevo. Quindi il cervello sa benissimo come funziona la sequenza, prima evito di morire e poi vado verso il piacere. Ora, il piacere per il bambino sarebbe la disobbedienza, perché nella disobbedienza lui fa quello che vuole e prova piacere. Nella disobbedienza lui riesce a esprimere e a eh, realizzare i propri bisogni e desideri. Il problema è che nel piacere lui percepisce l'abbandono affettivo prima dei cinque anni. Per cinque lunghissimi anni il cervello viene educato a percepire abbandono affettivo in queste aree che poi saranno quelle che da adulti ci bloccheranno perché noi non, non sappiamo che in queste aree ci sono questi. Ecco, ma allora noi poveri genitori nonni, che costo do ci dobbiamo comportare in pratica Dove, perché tra queste marci avanti e marci indietro, cioè ma lo dobbiamo, eh, come posso dire, coltivare il bambino disobbediente? No, perché è giusto porsi queste domande, ma non è possibile rispondere con una sola risposta: abbiamo creato la scuola per i genitori, abbiamo ah, chiamato i genitori Doc proprio perché. La scuola perché? Perché abbiamo individuato un monte ore nel quale poi distinguere tutti i vari casi e insegnare, però la riproporremo magari nel 2023. Eh, il Covid non ha voluto che la portassimo avanti. Eh, il Covid ha posto però un altro quesito, cittadino obbediente e cittadino disobbediente. Ecco, esatto, esatto. E quindi esatto, a seconda di come queste aree esatto, erano comuni. Esatto, sì. Allora, il bambino disobbediente fa quello che vuole. Per fare quello che vuole come deve essere? Indipendente rispetto al volere genitoriale, più forte del volere genitoriale, se è disobbediente. Deve essere determinato, deciso, dominante, menefreghista anche. Menefreghista è una brutta parola, ma vuol dire indipendente rispetto al volere genitoriale. Ma il bambino impara che se tutte queste cose sarà sicuramente, sarà sicuramente capace di prodursi del piacere, ma rischierà la vita, perché purtroppo c'è questa correlazione. Disubbidiente, non mi vogliono bene o comunque percepisco distanza affettiva. Distanza affettiva equivale a distanza fisica. A distanza fisica ho la memoria dentro di me che vuol dire muoio. Disubbidiente, mi prendo il piacere e muoio. Il cervello immediatamente blocca la ricerca del piacere. La ricerca del piacere viene bloccata a priori perché viene correlata col rischio di morte perché questo cervello che, che è attivo nei primi cinque anni non è che è così evoluto: è il cervello di un bambino di 2, 3, 4 anni. Non è quello di un adulto che riesce a capire altre cose, è un cervello che utilizzando i neuroni dopaminergici, le associazioni semplici che, come biscotto zampetta, fa questo tipo di associazione. A noi adulti sembra strana magari questa associazione, ma per un bambino è l'unica che lui riesce a fare. Quindi mi prendo il piacere, sono forte, dominante, muoio. Il cervello dice, tu sei pazzo, io non ti farò mai essere forte, dominante, deciso, indipendente alla ricerca del piacere, non se ne parla. Quindi da adulto non avrai a disposizione la capacità di dominare e quindi non dominerai i comportamenti violenti che ti verranno da fare, ma non dominerai le emozioni che ti generano i comportamenti violenti, anzi dovrai soffrire perché? Perché sofferenza vuol dire essere ubbidiente. Quindi piacere vuol dire essere disubbidiente e sofferenza vuol dire essere ubbidiente. Perché sofferenza vuol dire essere ubbidiente? Perché? Perché quando sei obbediente, e sei dipendente dal volere degli altri e quindi mantieni attiva l'area della dipendenza, quindi l'area della sofferenza, e quindi sei obbediente, sei sottomesso e dipendente dal volere genitoriale, non fai quello che ti piace. Quando non fai quello che ti piace, provi piacere o no, o provi sofferenza. È chiaro che quando non fai quello che ti piace, frustri il tuo desiderio, il tuo bisogno e provi sofferenza. Quindi nella sofferenza c'è l'amore, nel piacere c'è la morte. Nella sofferenza c'è l'amore e, la, e la sopravvivenza. Queste sono delle correlazioni che rimangono nel cervello, si chiamano reti concettuali, le ho studiate per caso negli anni 90 grazie a una professoressa dell'Università di Pavia, illuminata, che veramente aveva deciso di, fare studiare, di studiare queste cose a livello biologico, neurobiologico, e poi me le sono trovate nella vita e ho scoperto che tutto questo si chiamava neuroscienze, ma l'ho scoperto poi molto dopo. Sono, le reti concettuali sono importantissime e si possono cambiare nell'adulto, ma devi sapere come fare, devi studiare come funzionano i neuroni dopaminergici, agire su questi neuroni dopaminergici e andare a cambiare le reti concettuali, perché se non le puoi cambiare come vuoi tu, perché il cervello correla tutte quelle informazioni alla sopravvivenza, quindi non te le fa cambiare come vuoi tu, ci vogliono delle tecniche. Queste tecniche sono state scoperte, le abbiamo scoperte io con, queste, con questi psicologi nel 2005. Siamo nel 2023, 18 anni fa. Questo è quello che viene memorizzato... Quindi sì, avete la riprova che funzionano sì, sì. davvero? Sì, perché in realtà si basa su delle, sulla riprogrammazione dei neuroni dopaminergici. Eh, ma questo si fa anche con i cagnolini, con i cani. Cioè quando tu insegni a un animale a fare qualcosa, in realtà modifichi un circuito dopaminergico. Questo è semplicissimo da fare su un animale. Sull'uomo incontri delle resistenze, ecco perché spesso con la psicoterapia non si va avanti agevolmente perché il cervello non vuole che tu lo faccia perché per farlo devi usare delle azioni e non delle parole perché questo cervello arre, eh, funziona sulle azioni con, attraverso le azioni, memorizza non attraverso le parole. Ho risposto alla domanda? Sì, sì, mm. sì, sì, sì. Allora il cervello memorizza che esistono tre possibilità di essere. Perché il bambino viene qualificato, gli, dice, gli viene detto tu sei cattivo, invece semplicemente il bambino esprime il su la sua parte dominante, gli si dovrebbero dire altre cose, ma comunque cosa succede? Che il bambino impara che potrebbe essere, guardiamo in alto nel triangolo in alto, sì. potrebbe essere corrispondente a una persona cattiva, menefreghista, egoista, sbagliata, negativa e in alto il cervello dice se vado in alto, se mi trovo in quel ruolo io muoio. Ma non lo dici tu, adulto, lo dice una parte del cervello che non sei tu. Perché? Perché, come va ben capito Freud, c'è cioè una parte del cervello che sei tu e una parte del cervello che non sei tu. Quella che non sei tu sono le memorie che guidano i neuroni dopaminergici, gli amigda, il sistema limbico, il sistema della sofferenza prima dei cinque anni. Arrivato a cinque anni arrivi tu. Quindi nel cervello ci sono due tu, un tu prima dei cinque anni e un tu dopo. Quello tu dei primi cinque anni tu non sei in contatto con lui. Infatti, Freud l'aveva chiamato inconscio quel tu prima dei cinque anni è una parte del cervello che semplicemente non vuole morire e ti spinge a fare delle cose per non morire. E tu che cosa fai? Non lo sai che c'è perché arrivi a cinque anni, arrivi al mondo, ti siedi lì, è arrivato al mondo e dici bene, eccomi qui, sono arrivato, non è vero perché tu ci sei stato per, per, per i primi cinque anni, ma non lo sai perché quell'area di memoria non corrisponde a te. A questo punto c'è una parte del cervello che ha una grandissima paura, ma questa parte del cervello non sei tu, è una grandissima paura di andare nel ruolo della persona cattiva e quindi dice che devo fuggire da questo ruolo. Quanti, quante possibilità ho di fuggire da questo ruolo? Due. Ecco perché è un triangolo, ecco perché ho inventato questo triangolo dei ruoli. Il, il triangolo vuol dire che posso fuggire in due posizioni. Io posso essere un bimbo conforme al volere genitoriale, interessato e quindi dipendente dal volere genitoriale, eccetera, eccetera, performante perché faccio quello che dicono loro, bravo educato, quindi sottomesso, quindi debole perché devo essere più debole del volere genitoriale, perché sono più forte lo sovrasto e quindi non sono obbediente e disobbediente. E quindi io potrei essere così: fantastico. Però il cervello dice sì, però non posso dominare. Devo essere così e se poi succede che magari io non riesco a dimostrare che sono così? Facciamo così: io mi prendo, se mi devo lanciare dall'aereo e c'è il pericolo di morte, io non mi lancio con un paracadute. <ride> Nessuno si lancia dall'aereo con un paracadute solo, tutti si lanciano con due paracaduti. Si chiama paracadute di riserva. Ecco perché nel cervello esistono due zone comfort, perché è troppo pericoloso averne solo una e allora nel momento in cui tu non vuoi essere nel ruolo del cattivo che è legato al concetto di, eventualmente, di morte, tu diventi, assumi il ruolo del performante, ma il cervello dice sì, però, e se poi, va bene, facciamo così, facciamo che io ogni tanto riesco anche ad assumere il ruolo della persona scontenta e insoddisfatta, perché? Perché è lì che veramente dimostro di non essere cattivo, è lì che veramente dimostro di non essere in alto, perché il cattivo... Fa soffrire il buono e se io soffro non sono il cattivo. Quindi il vero punto, il, il vero ruolo che permette al cervello di dimostrare quindi stai tranquillo di non essere il cattivo è il sofferente. Oltre che il cervello ha anche la memoria che quando soffri, arriva la mamma e eh, ti aiuta perché quell'area della sofferenza è attiva, e così ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima, perché tutto, a tutto, è tutto collegato quello che stiamo dicendo, anche se in un'ora e mezza mi rendo conto che è difficile, ma è tutto collegato. Quindi sofferente vuol dire non sono il cattivo, non posso essere il cattivo, io sono quello che soffre. E quindi que questi due ruoli sono importanti. Non ultimo, il sofferente perché è importante? Perché è la dimostrazione che sono ubbidiente. Perché? È la dimostrazione che se soffro sono ubbidiente. Perché se sono obbediente, abbiamo detto prima, non faccio quello che voglio, se non faccio quello che voglio soffro. Quindi il cervello dice dov'è che io dimostro di essere obbediente, o quando sono bravo o quando soffro. Quindi questi due ruoli il cervello non li vuole, non li vuole lasciare mai. E infatti viviamo un po' in bassa destra, un po' in bassa sinistra. C'è cioè una regoletta che dice che se nella vita sei riuscito prima, diciamo, entro i 12, entro i 16, a... Vive nel, nella parte in bassa a destra, cioè se sei riuscito a dare piacere al genitore, da adulto vivrai anche in bassa a destra, ma ci sono situazioni in cui il bambino ha percepito di non riuscire mai perché il genitore era particolarmente critico, perché il genitore era particolarmente richiedente e quindi sono persone che vivono quasi sempre a sinistra e quindi il cervello tende a interpretare gli eventi in modo da soffrire. Ecco perché il cervello ci fa soffrire, perché ha bisogno di stare in quel ruolo. Vita. Sembra quasi una situazione senza via d'uscita. Sembra. Ma chi conosce come funziona ha anche via d'uscita. Questa è una slide, eh, grazie alla regia che l'ha messa, perché è interessantissima. Perché noi con le neuroscienze diciamo è assolutamente inutile lavorare su problemi come la disistima, le paure, i dubbi, l'imbarazzo, le insicurezze, i pensieri intrusivi, i sensi di colpa, le ansie, le timidezze. Perché? Perché il cervello te le mette apposta per mantenerti nel ruolo della persona sofferente, perché abbiamo detto prima che in bassa sinistra nel triangolo c'è la zona salvezza, la zona comfort più importante. Quindi il Cervello dice: Cosa faccio con Tancredi? Io ormai ho disinnescato tutto, non soffro più, è impossibile, o quantomeno veramente deve, deve esserci qualcosa di, di molto. Ma e comunque si può gestire anche quando arriva la sofferenza, perché c'è un tempo tecnico di ricaptazione dei neurotrasmettitori, per cui si, la, la sofferenza dopo un po' si disattiva. Quindi eventualmente come quando entri in una stanza, senti un odore strano, dopo 30 secondi, un minuto, due minuti, cinque minuti non senti più niente, perché si disattiva, il cervello disattiva le, in, le sinapsi. Meno male. E disattiva anche quella della sofferenza. Ah, ecco, meno male. Disattiva. Il problema è che tu ci vai a ripensare, perché il cervello ti vuole mantenere lì e quindi ci fa pensare di nuovo. Noi soffriamo per il pensiero, non per gli eventi. Quindi che cosa succede? Io voglio raggiungere il piacere, voglio essere forte e dominante, voglio essere indipendente? Perfetto. Il cervello dirà, scordatelo, non ti posso far arrivare a destra dove c'è scritto il piacere, la bandiera a scacchi, il tuo obiettivo. Ti deve mantenere dall'altro lato. Per mantenerti dall'altro lato, lui ha a disposizione quattro meravigliosi strumenti di tortura, <ride> quattro <ride> meravigliosi elementi autosabotanti. Pensieri, sensazioni, quindi interpretazioni della realtà, emozioni e eh, eh, comportamenti. Quindi ti mette l'imbarazzo, la disistima, la paura, sono tutte cose, sono tutti elementi finti che il cervello ti mette e tu vedi veri, perché tu li vivi veramente quando lui te li mette, anche i pensieri intrusivi, eh, tu te li vivi proprio, perché non sai che te li sta mettendo lui. Sono tutti elementi che il cervello ti mette, così tu sei sicuramente indebolito. Perché come fai ad essere forte con mille dubbi, quattro insicurezze, con l'idea che non vali niente la disistima, con l'ansia? Ma come fai a essere forte? Capisci? Non puoi essere forte, il cioè cervello ha raggiunto il suo obiettivo. E allora, che senso ha lavorare su tutti questi elementi? Come lo chiamiamo Dobbiamo una persona? Dobbiamo andare a disinnescare il sé. problema principale. Quindi, con le neuroscienze ti dicono: vuoi, vuoi asciugare l'acqua dopo che hai fatto cadere il secchio? Lo puoi fare. Togli le paure, il cervello ti metterà un imbarazzo. Togli l'imbarazzo, il cervello ti metterà due, tre ansie e un po' di timidezza, un comportamento evitante, tipo la timidezza. Perché? Perché devi tenerti lì. Ma è ovvio che il cervello attiva una modalità autosabotante. Perché forte, dominante, indipendente, capace di fare quello che mi piace, è considerato rischio morte. Marcia indietro, cioè vello non va. Molto giusto. Ecco eh, cosa diremo Nel, nella parte che seguirà questa, questa nostra invece eh, considerazione. Eh, ci parlerà un attimo dei test allora, anche perché non tutti siamo consapevoli di quali sono realmente i nostri problemi. Certo. Allora, a volte per, sono vaghi, a volte sì, sono più pronunciati. Sì, perché non sappiamo distinguere neanche quello che il cervello ci dà, non sappiamo che abbiamo due centri del pensiero. Oggi sì, chi ha ascoltato Telecolor. Ma eh, insomma, medicina amica ci aiuta perché ci dà poi sempre dei consigli. Sì, almeno ci informa un po'. No? Ci informa. Per cui adesso sap magari sappiamo qualcosa di più, ma esistono percorsi formativi che abbiamo programmato, abbiamo proposto proprio perché così impariamo come funziona. Se per tanti anni si è cercato di capire come leggere le informazioni di questa parte di cervello, il test di Rorschach, eh, l'analisi associ delle associazioni libere o dei sogni o dei lapsus di Freud, gli altri test di personalità, nessun test è riuscito mai a leggere queste memorie, fino a quando si è capito a quali neuroni corrispondevano le memorie di queste persone. Le, I circuiti, quali erano i circuiti neuronali di queste memorie? Perfetto. Allora, prossima, nel nostro prossimo incontro, dopo la pubblicità, eh, sto parlando di questa sera, di oggi, eh, parleremo un attimo, vedremo, faremo qualche esempio di test sì, e sentiremo con... le considerazioni dei nostri telespettatori. Grazie. Anche a voi, grazie. Innanzitutto vi ringrazio per il vostro interesse che è veramente alto, non avevo dubbi però. E, e poi ovviamente cercheremo di dialogare un po' con voi e di analizzare le vostre domande. Però io manderei subito alla lavagna il dottor Tancredi. Alla lavagna sembra sì, che mi stia dando. Militano, eh, perché ah. Militano è un cognome, sì. sì. Allora, allora, in che senso ha la lavagna questa sera in studio? Per que dimostrare cosa? Eh, abbiamo parlato di come il cervello non vede la realtà ma la interpreta. Fino adesso abbiamo detto questo, abbiamo detto che il cervello utilizza delle, delle memorie che ha dentro di, di sé e la realtà, come abbiamo visto negli schemi, la interpreta. Che vuol dire la interpreta? Vuol dire che il nostro cervello in realtà non è in grado di vederla direttamente, di entrare in contatto diretto. Si crea una propria rappresentazione mentale della realtà. La rappresentazione mentale è un'interpretazione. Con questo esperimento, che in realtà è un'illusione ottica, ma è anche divertente, con questo esperimento, dimostreremo in qualche modo che la realtà non la vediamo direttamente, ma la interpretiamo come se ci fosse un filtro tra noi e la realtà, e questo filtro me la può alterare come vuole lui. Questo filtro, ovviamente, poi ne abbiamo parlato. Di questo filtro fa parte anche l'area autosabotante, per cui se l'area autosabotante vuole farci soffrire, modifica la lettura della realtà e tu soffri. Dobbiamo accettare questo cambio di paradigma e avere un po' fede nelle neuroscienze. Cioè, è una materia nuova, mi rendo conto che è difficile da, da comprendere e anche da accettare tutto in una volta, ma funzioniamo così, dobbiamo saperlo, dimostriamolo. Allora, in questo disegno, si vede una scacchiera con un cilindro e il cilindro proietta un'ombra sulla scacchiera. Esistono dei quadratini, dei rettangolini più scuri, dei rettangolini più chiari. Io ho in mano uno di questi rettangolini. In particolare ho in mano un rettangolino della stessa gradazione di grigio di questo che non si vede magari nel, eh, a casa, però ha no, una lettera bene. A. Si vede? Ok, c'è una lettera A. Quindi... Questo rettangolino che io ho ritagliato da qui, quando lo pongo su questo, su questo rettangolino grigio scuro, questo rettangolino che ho in mano mi appare uguale come gradiente. Se io però lo poggio su B, il rettangolino mi appare diverso da questo. Quindi quando il, mio, il rettangolino che ho in mano lo metto qui, appare chiaro. Quando lo metto qui, mi appare scuro. Si riesce, si riesce a vedere? Sì, sì. Vero? Sembra che il rettangolino cambi e di sembra gradazione. Sembra che cambi colore. Sembra che cambi colore. Quindi quando è qui è scuro, quando è qui è chiaro. E anche se al mio cervello, glielo faccio vedere dieci volte, e anche se gli dico al cervello, cervello, ma guarda che è, è scuro, eh? cioè, fidati è scuro, quando lo metto qua lui mi dice no, no, fidati è chiaro. Come mai questo? Come mai? Perché il cervello non vede la realtà in maniera diretta, ma la interpreta a secondo delle sue memorie. Siccome il cervello vede un'ombra, ma non c'è, il cervello ha delle memorie per cui quando c'è un'ombra e c'è un rettangolino, adesso abbiamo perso Bravi. il rettangolino, va bene, eh. quando c'è un'ombra, il cervello viene ingannato dall'ombra e quindi la memoria del cervello lo induce a credere che il rettangolino sia chiaro. C'è un motivo, è un po' complesso da spiegare, però il cervello fa un ragionamento velocissimo in un tempo veramente piccolissimo, 0,1-0,3 secondi, quindi dopo, dopo ci siamo noi, prima c'è il cervello, lui fa questo ragionamento velocissimo, poi ci fornisce il risultato del ragionamento, poi ci siamo noi, noi crediamo che non, 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 il cervello non è andato a ragionarla la realtà, crediamo che, di vederla. Ma la realtà non la vediamo, ecco perché non ci fa soffrire la realtà, perché neanche la vediamo. Il cervello la modifica, la interpreta un po' come vuole lui. Allora, il cervello, succede questo, il cervello vede il rettangolino, lo vede scuro, in verità. Quindi quando noi lo mettiamo qui lo vede scuro, però il cervello cosa pensa? Dice, io vedo retta questo rettangolino che ho in mano, lo vedo scuro come quello fuori. E lo vedo scuro anche quando è qui. Però qui c'è l'ombra. E allora il cervello si chiede, ma com'è possibile che io vedo scuro un rettangolino sotto l'ombra e lo vedo uguale a quello fuori dall'ombra? Com'è possibile che io vedo un rettangolino scuro uguale a quello sotto l'ombra? Quando è che un rettangolino sotto un'ombra è, un un è uguale a quello fuori dall'ombra? Quando? quando quello sotto l'ombra è chiaro. Proviamo a ragionarci. Se io adesso metto, la mia, ho le scarpe blu, se metto la scarpa sotto un'ombra, la scarpa che metto sotto l'ombra apparirà più scura rispetto a quella fuori dall'ombra. E se invece mi appare uguale, se mi appare uguale allora è più chiara, per cui con l'ombra... Il questo è finalizzato, cioè tutto questo ragionamento è finalizzato per convincerci che il cervello interpreta quindi interpreta. la realtà. Non la vede. Il cervello ah, fa degli errori incredibili. Il cervello assolutamente interpreta la realtà. E possiamo fare anche un altro esperimento, adesso non c'è tempo. La prossima volta, se ci sarà una prossima volta... Mi auguro di sì, mi fa piacere. Potremmo fare un esperimento questa volta da casa, lo facciamo fare ai telespettatori. Li, li, diciamo, diremo di prendere della carta stagnola, di fare una piccola pallina con la carta stagnola e faremo in modo che loro possano autoprodursi un'illusione, questa volta attraverso il tatto. E, eh sì. e si può fare questo ed è molto divertente, quello. Eh sì, dai, però il cervello attivo. la realtà non la vede, la interpreta. Perfetto. E quindi... E quello che dicevamo prima è proprio il fatto che il nostro che cervello... Molti dei nostri telespettatori però ci dicono di soffrire tanto anche sì, certo. per eh. delle cose concrete, delle situazioni concrete. Ad esempio qualche duno ha, ha dovuto affrontare una malattia oncologica importante, una separazione familiare, ci dice Angelo da Pavia. E ora ha perso la memoria e i ricordi dei figli della, con la ex moglie. Quindi non è più in grado di, di ricordare e si chiede come mai. Ma qualche d'uno va più eh, sul concreto e dice, Carolina da Imola, io soffro perché ho il fidanzato che ha un tumore, soffro sì. tantissimo. Sì. E quindi come si spiega questa sofferenza così forte dal, dal suo punto di vista? Oppure ancora una persona ci chiede come... Se è lecito soffrire di fronte alla morte, alla è perdita di una persona. È lecito sicuramente. No, per carità, la sofferenza, le emozioni non sono da condannare, le emozioni le proviamo. Il problema è se, se mai la regia riuscisse nel tempo giusto a eh, mettermi la slide, quella dove il cervello fa una delle prime. Ecco, ma ad esempio. Come ci chiede Paola, mm -hmm. per la perdita di una persona cara. Cioè, allora, è... allora, esiste un tempo tecnico per, nel quale il, noi non soffriamo più per l'evento, ma per il pensiero. Intendo dire questo: noi non soffriamo per l'evento che accade, anche se crediamo ovviamente di sì, perché abbiamo sviluppato questa dipendenza affettiva, questo questo grandissimo investimento emotivo nei confronti di persone care. Non è sbagliato l'investimento emotivo, ma noi non soffriamo per l'evento, noi soffriamo per l'investimento emotivo che abbiamo prodotto. Ed è sbagliato questo? Non è sbagliato produrre un investimento emotivo, anzi mm. è, anche, è anche normale. È umano. Però direi. non possiamo dire che stiamo soffrendo per l'evento, tecnicamente... C'è stiamo... una telefonata, sì. Non, è, ecco, non, non, è, no, non è sbagliato avere un investimento emotivo o una dipendenza affettiva nei confronti di qualcuno. Il problema è che però dire che soffri per l'evento questo è sbagliato. Perché? Perché senza l'investimento emotivo non soffriresti per l'evento. Tu soffri perché hai l'investimento emotivo. L'investimento emotivo è dentro di te, non è fuori nella realtà. Per questo noi diciamo che nella re la realtà non ti fa soffrire. È ovvio che avendo un investimento emotivo, una dipendenza affettiva, mi lascia la fidanzata. Io soffro, eh, ma ehm. non soffro perché mi ha lasciato, soffro perché io la desideravo stare con lei, quindi per il mio desiderio. Soffro perché avevo un investimento emotivo, quindi per qualcosa che è dentro di me. Facciamo un esempio. Poi vediamo, adesso rispondiamo alla telefonata sì. eh, e poi bene, riprendiamo, riprendiamo questo, questo concetto questo del di certo. quanto si soffre quando ci ha lasciato il fidanzato o il marito così. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Gianluca, sono un paziente di, del dottor Antancredi eh, che ho conosciuto eh, qualche mese fa e praticamente volevo portare la mia testimonianza perché io e mia moglie eh, siamo di Ferrara e andiamo... Eh, e andiamo spesso a fare praticamente abbiamo iniziato un percorso e ci ha portato dei risultati dei risultati meravigliosi e quindi volevo eh, volevo sì, dire e sì. ringraziare è il dottor la testimonianza la sua grazie. non è sì. una domanda. assolutamente sì, assolutamente grazie, sì. sono contentissimo prego. allora grazie Gianluca grazie per grazie aver Gianluca. chiamato sì Ciao. prego grazie grazie al dottor Bene, Pancredi, quindi, grazie. In realtà poi dopo si traduce con pazienti più felici, insomma. Allora, sì, in e realtà so. eh, si tratta di un percorso formativo, per quanto nel, nell'equip ci siano dei psicologi e psicoterapeuti, per cui non si tratta di pazienti, si tratta di... Perché questo è importante, comunque noi, noi non facciamo... Non, non noi non curiamo, okay. non, non si cura, perché eh, si cambiano delle informazioni con cui andiamo a leggere gli eventi, delle chiavi di lettura sul sul mondo ma sul mondo ma questo biologico. questo può aiutare molto no? Ah, tantissimo certo perché disinnesca questi queste interpretazioni sbagliate ma in realtà si impara come leggere a livello biologico il mondo gli eventi e il tuo funzionamento ma imparare come funzioni biologicamente ti permette di leggere diversamente tutto e quindi poi non soffri ma non io non sono in grado di curare qualcosa. Oh, posso prevenire che ci sia qualcosa, posso evitare che il cervello vada da <ride> causa. Certo una è tutto meno romantico eh, da questo punto di vista. Sì, non mi chieda mai, in, te in televisione, che cos'è l'amore, eh, perché sennò poi la distruggiamo subito, la visione romantica, non sto scherzando. Adesso le viene da chiedermelo. Sì, lo so, lo mi sono dato la zappa <ride> sui piedi. Esatto. Sì, sì, certo. Allora, quindi, eh, che consiglio possiamo dare alle persone che stanno soffrendo perché devono affrontare la malattia di un partner o eh, una perdita proprio? Allora, sì, questi sono eventi estremi, sono eh? Sono eventi estremi, certo. Uh -huh. Se noi lavoriamo, se noi impariamo come fare da, come funziona il cervello se noi impariamo nuovi concetti di biologia possiamo evitare la, maggior, la genesi della maggior parte di emozioni, pensieri intrusivi eccetera perché scoprendo gli strumenti che abbiamo a disposizione che le neuroscienze ci insegnano, già solo conoscerli ci fa ci cambiare aiuta tutto a, a questo. Vivere meglio certe, vivere meglio. È certe chiaro situazioni. Che non possiamo ecco, diventare dei robot, quindi non è che possiamo certo. Perdiamo una persona. C'è una signora, Maria da Modena, che chiede se i sintomi fisici della sofferenza, cioè gli chiede quali possono essere i sintomi fisici della sofferenza, sì. cioè un cervello che genera soffre. tutte queste sì. soffere sì. può portare a delle malattie reali? Allora sicuramente sì, non lo dico io, questo lo dice l'APNEI che è una scienza nuova, eh, la psiconeuroendocrino immunologia che dice proprio che un certo quantitativo di emozioni poi arriva sul corpo, ci sono per esempio delle corrispondenze tra le paure, e la, la depressione del sistema immunitario, tra le paure spesso colpiscono i reni, le ossa, i denti, le preoccupazioni, le rimuginazioni, i conflitti, colpiscono lo stomaco, il pancreas, però questo non è esattamente Ho il capito. mio campo, sì, sì, però la... esiste la psiconeuroendocrinologia che spiega esattamente come l'emozione... che possa avere una ricaduta, se d'altra parte c'è stato Totale. anche Hammer, nel, anche questo dottor med medico, certo. eretico, insomma, certo. punito. Anche lui boicottato, certo fin troppo severamente, che appunto diceva che il, i ragionamenti del cervello, proprio questi ragionamenti quasi in automatico, possono generare sì. le più terribili malattie. Sì. Ecco. Per quanto riguarda l'abbandono affettivo o la perdita di una persona cara, c'era il discorso del fidanzato e della fidanzata che prima mm. mi aveva chiesto. Fermo restando che è normale che proviamo sofferenza perché possiamo... Possiamo dire che la maggior parte delle sofferenze le possiamo eliminare, quando però abbiamo prodotto un investimento emotivo e una dipendenza affettiva, una volta che l'abbiamo prodotta la sofferenza ti arriva nel momento in cui c'è la separazione perché hai creato dipendenza. Cioè hai abituato il tuo cervello ad attivare alcuni recettori attraverso la dopamina con una certa persona, quindi il cervello pensa che solo quella persona tipo... Può... Entriamo in un discorso che poi ha a che fare con l'amore romantico, mi fermo. Però vi, le faccio un esempio. Mi lascia la fidanzata, la fidanzata mi lascia un bel giorno, perfetto, se io la amavo e ne avevo bisogno, soffro, ma se a me della fidanzata non mi interessava niente, non soffro. L'evento è sempre lo stesso, l'evento è la fidanzata mi lascia, questo è l'evento, il mio cervello cosa fa? Velocissimamente, in 0,1-0,3 secondi, lo confronta. Con quello che ho dentro, quindi con l'area di memoria dove c'è l'investimento emotivo, dove c'è la dipendenza affettiva, il confronto mi genera la sofferenza, ma non è l'evento in sé, perché se io non avessi interesse e la mia fidanzata mi lascia, magari fa anche un favore, eh, sto so scherzando <ride> ovviamente. Certo. Oh, beh, chiaro. Senta, ma anche Paola eh, da Milano si chiede: c'è una soluzione per i pensieri fissi negativi? Sicuramente sì. I pensieri fissi negativi sono i famosi pensieri intrusivi. Mm. Questi pensieri intrusivi, che anche questi durano un certo totto tempo, poi la sinapsi si, si, si disattiva, per averli te li devi riattivare. Quindi, stiamo parlando di frequenza, si ricorda? Frequenza, sì, durata. Quindi, rimorginare tutte queste cose nella testa vuol dire che abbiamo. una frequenza elevata. Ma chi è che attiva il pensiero intrusivo? Quella parte del cervello che vuole che tu ti vada a trovare in bassa sinistra nel triangolo dei ruoli in modo che tu possa soffrire e la sofferenza è dimostrazione, dimostrazione di ubbidienza. E quindi per il cervello è, se, eccola qua, perfetto, grazie mille, quella zona è la zona comfort. Cioè lì il cervello è tranquillo, lì il cervello sta bene, noi no, ma lì il cervello dice... Se sono lì non mi succede niente. Tra l'altro ho anche la memoria che soffrendo funziona. Ed essere dominante? Eh no, quello non funziona, ma soffrire funziona. Eh certo, senta, eh, dottor Militano, c'è anche un periodo nella vita, l'adolescenza, la, la povertà, in cui si è tendenzialmente più ribelli? Ribelli, ecco, ma è un passaggio, cioè è necessario per il nostro cervello questo passaggio, essere sempre contro tutti. E perché di solito è un momento in cui sei veramente contro i genitori. Eh, infatti, gli studi hanno dimostrato. Di essere un cattivo ragazzo, quindi eh, mettersi di traverso, essere disobbediente, fare certe esperienze è, è normale nella è crescita? È normale perché si tende all'indipendenza, si tende alla, al recupero di quella parte di, di dominanza, di forza, di, di indipendenza. Di, eh, anche trasgressione, perché nella trasgressione tu vai contro tutte queste regole e quindi ti senti quasi onnipotente, è un tentativo di recuperare questa onnipotenza o di avvicinarsi. E quindi quale parte del cervello funziona lì di più? In quel caso il cervello tenta di disattivare il Sides, il sistema della sofferenza col grigio periaqueduttale e tutte le altre strutture, l'area preottica dorsale, quindi il cervello tenta di disattivarlo. Il problema è che con l'arrivo degli ormoni si è visto, in particolare il testosterone, si è visto che il testosterone, ma anche gli ormoni del, degli estrogeni è come se tentassero di chiudere, di bloccare questo SIDES per cui hanno questa funzione, ne produci improvvisamente tanti, quindi ti danno questo aiuto, bloccano questo SIDES e quindi quando fai qualcosa la paura non ti può bloccare più, non ti può fermare perché non va ad agire su questo sistema. Il problema è che poi la, la situazione si tranquillizza e il cioè, cervello autosabotante riprende in mano la situazione il sopravvento. Eh, certo, <ride> e te le fa pagare tutte. Ho capito, però è un passaggio naturale. Sì, nella Un passaggio nella naturale, vita. arrivano gli ormoni, hai una sferzata di energia in più, di capacità dominante perché funziona così questi ormoni hanno questa funzione sul cervello. E altre domande? Quali bambini dobbiamo augurarci allora? <ride> bambini che... No, allora in realtà geneticamente un bambino può avere atteggiamenti, anzi eh, ci può essere un temperamento, però mh, il bambino, mh, qualsiasi bambino... Non so perché cosa intende per augurarci, però. No, è nel senso che eh, un bambino che sia più dominante, che quindi ci faccia un pochino più arrabbiare, che sia più disobbediente. Le chiedo una cosa. O sarà un bambino più felice, questo da grande? Le, o no? chiedo, le faccio una domanda: perché un bambino dominante dovrebbe farci arrabbiare? Eh, beh, perché è più. Allora più non analizziamolo, nervio, più analizziamolo: analizziamolo. Io ho il desiderio che mio figlio sia. Obbediente e non dominante, quindi praticamente sottomesso. Mio figlio è forte, è dominante. Perché soffro? Non soffro perché è dominante, soffro perché ho il desiderio che sia sottomesso e nel confronto. L'aspettativa. Quindi ho l'aspettativa e ho l'interpretazione che il suo essere dominante sia una disubbidienza. Ma lui è dominante, posso solo essere contento semmai farò la scuola per i genitori e mi diranno come fare per guidare questa sua capacità dominante, ma non che gliela tolgo. Perché poi da grande gli arriva un'emozione, lui non la domina e va ad ammazzare qualcuno. Ecco, ma infatti ma tutti questi femminicidi che ci sono, cosa succede nel cervello la dipendenza. di questi uomini? Nel momento in cui il cervello vive questa eh, terribile dipendenza, è come se il cervello non riuscisse più a pensare di poter vivere senza. E quindi non, non sapendo più cosa fare, impazzisce. È una forma... Eh, perché c'è una dipendenza estrema. E quindi l'idea che questa persona possa andare con un altro distrugge questa... È come se veramente, siccome è collegato col concetto di morte, è come se la persona ti lascia, se ne va con un altro, tu come se morissi, ti senti completamente svuotato. Io non l'ho provato mai, però diciamo che quello che succede è che una grandissima dipendenza porta poi ad avere emozioni talmente le violente che devi fare... Sì. Allora, abbiamo soltanto quattro minuti. Va bene, di, di, le domande... Va bene, c'è anche una psicologa cognitivista che dice basta cambiare lo schema cognitivo e si vede la cosa in un altro modo. Sì, questo è quello che a si è creduto. A volte si vive in schemi distorti, si esatto. tiene chiara. Non è sbagliato che cambiare uno schema cognitivo risolva, questo è quello che si è creduto fino a poco tempo fa. E non è sbagliato. Il problema è che tu cambi lo schema cognitivo della persona cosciente. Quelle memorie prima di 5 anni non ci vai perché per cambiare quelle memorie è stato scoperto nel 2005 come fare e non è stato divulgato. Ancora, esatto, sì. sì. Quindi, arriviamo... Ritorna il solito concetto, insomma, che eh, il fatto che la, la scienza sia progredita e ci abbia dato più informazioni sì. ci deve per forza far cambiare l'approccio. Mentre Daniele da Sondrio chiede, una, lui è più interessato a questi argomenti, una parte delle cellule del cervello non si riproduce. Quali sono e per quale motivo? Ma non si sa perché non si riproducono le cellule del cervello, in realtà mh, anche se ci sono degli studi che dicono che non è così. Però mh, il corpo umano è programmato in questo Dobbiamo modo... Qui. Però sento spesso dire anche ecco, da, da neurochirurghi sì. e mh, da neurologi che il cervello è plastico. Sì, cioè Cosa riesce? Vuol dire esattamente. Vuol dire che quando una certa parte del cervello non riesce più... O, si o, si o non riesce motivo. più a portare avanti una funzione, altre parti del cervello in qualche momento, in qualche modo riescono per esempio a vicariare la funzione, oppure se muoiono ogni giorno 86.000 o 84.000 neuroni, che vuol dire in 90 anni ne muoiono 2 miliardi, siccome comunque ne abbiamo circa 90 miliardi, Vabbè, parti possiamo. con 90 arrivi con 88, <ride> dico per dire. Eh, però di tutti quei neuroni che muoiono non riescono a fare sinapsi e allora la plasticità neuronale ci permette di modificare queste sinapsi in modo Ho che capito. non perdi il contenuto del cervello. Meno male, cioè meno male, una sì. buona notizia. Infine, Lucia da Pavia, ecco, un classico esempio di telespettatore che ha veramente bisogno di una trasmissione così. Da 14 anni soffre di attacchi di panico che non è mai riuscita a gestire. Ora ha 45 anni. Sì. Le chiede, deve usare l'ipnosi? Come terapia o c'è una risposta attraverso questi i suoi studi di neuroscienze? Eh, le neuroscienze ti dicono come fare, l'ipnosi funziona e eh, può funzionare in realtà. L'ipnosi: il problema è che l'ipnosi dà, eh, dà un comando a una certa parte del cervello. Nel momento in cui la persona poi torna a, a, a gestire lei la, la situazione, quindi dopo l'ipnosi. Al cervello può rimanere il comando post-ipnotico che tu hai dato durante l'ipnosi, però poi la persona ri riprende, diciamo riprende il go governa di nuovo lei e se non cambia la persona questi concetti biologici che le sono stati proposti nei primi cinque anni, la persona rischia che dopo un po' ripropone eh sì. la stessa situazione oppure il cervello dice non riesco a farti soffrire in bassa a sinistra nel ruolo del poverino sofferente in questo modo perché con l'ipnosi non ci riesco l'ipnosi mi ha impedito di metterti lì in quel modo non c'è problema sai in quanti modi ti posso mettere lì? quindi ci, ci boicotta insomma e l'obiettivo di quella Mamma parte mia. del cervello è boicottare benissimo abbiamo pochissimi secondi per salutare i nostri telespettatori allora c'è speranza insomma per soffrire un po' di meno ma sicuramente sì Bisogna conoscere come funziona il cervello. I meccanismi. Sì, la conoscenza. La prossima volta, se mai ci troveremo ancora, ci farà un esempio di test. Quali sono sì. le domande tra bocchetto per capire quali sono realmente stati i nostri problemi in quei famosi cinque anni. Esatto, anche perché conoscendo quali sono questi, queste memorie poi si agisce in maniera molto veloce. Però bisogna conoscerle e non è stato mai messo a punto un test prima di ora per conoscere queste memorie. Io la ringrazio moltissimo, sono lei. studi veramente molto, come posso dire, sono eccitanti sotto certi aspetti, davvero ci conferma che il cervello allora è l'organo più importante che abbiamo. Certo, sicuramente, tutto <ride> parte dal cervello. Tutto parte dal cervello. Va bene, la prossima volta le farò domande tra bocchetti, sull'intestino e il Con cibo, piacere. visto che lei è stato anche un nutrizionista. biologo nutrizionista. Ringrazio i nostri telespettatori, come sempre molto partecipi, do appuntamento, rinnovo l'appuntamento fra sette giorni, sempre in diretta e naturalmente do, come posso dire, invito di nuovo il, il nostro dottor Tancredi, chiamiamolo ah, così, questo grazie nome è meraviglioso è anche un po' profetico a questo punto. Eh, nome Davvero. Grazie. Davvero, a presto ancora, grazie. Allora. A voi. grazie.